Thank you, sir. Giorgio, io ci sono. Eccolo qua. Ecco, Bartolomeo, buongiorno, benvenuto. Allora, buongiorno. Direi che possiamo introdurre la giornata e con questa lezione, presentazione, introduzione da parte del dottor Bartolomeo Allegrini, che come sapete ha una notevole esperienza, ma anche ci vuole dare un messaggio di come S-Drive può essere veramente importante per questo approccio clinico multifattoriale, perché poi multidisciplinare, nel senso di, come dicevo prima, per la prevenzione, per il supporto e anche per avere informazioni notevoli. Direi che poi ognuno nel suo ruolo usa S-Drive nella maniera giusta: il medico per fare diagnosi, il nutrizionista per suggerire un migliore stile di vita, una nutrizione ottimale, gli operatori poi suggeriranno seconda delle loro necessità, per esempio nel mondo dello sport, come sappiamo abbiamo anche report specifici in quel campo. Quindi volevo ringraziare il dottor Bartolomeo Allegrini. Hai la possibilità di condividere il tuo schermo con sì. E apri prima la presentazione. Allora. Sì, presentazione, Giorgio, diciamo, non, Okay. Non l'avevo prevista, però voglio dire, se vogliamo mettere qualche... No, ma perché tu hai... volevo fare un'introduzzione proprio... giusto, fai un'introduzione, sì, com'è? Sì, voglio dire, poi se abbiamo bisogno di slide, io volevo fare proprio da clinico, io vengo da un'esperienza... 30 minuti. Sì, 30 minuti, ecco, io volevo esporre in questa mezz'oretta proprio... questa grande possibilità che ci offre questa nuova tecnologia, che è orientata chiaramente su un benessere antropocentrico, cioè che mette l'uomo al centro di una serie di consulenti che possono intervenire sulla sua salute in varie fasi della salute. Perché tu parlavi prima di sportivi, tu sai che io ho esperienza, abbiamo fatto insieme un lavoro con una squadra di calcio professionistica che abbiamo esposto anche durante la scuola di alta formazione. Possiamo esprimere quelle caratteristiche del test e utilizzarle anche nelle patologie più estreme. Proprio questa settimana mi è capitato di fare due test a due pazienti oncologici. Per cui, diciamo, questa nuova tecnologia del benessere che ci porta a valutare una serie di informazioni epigenetiche, secondo me deve essere accompagnata, oltre che da esperienza clinica e quindi dal fare, deve essere accompagnata anche da un grande amore per l'umanità e soprattutto per l'uomo, visto e letto nella sua complessità di sistema. Cioè l'uomo, grazie all'S-Drive, ancora di più può essere letto come sistema complesso dove tanti fattori interagenti, ognuno facente la propria parte, possono essere modulati per riportare quella salute di quell'individuo verso la salute vera e quindi dare salute ai nostri anni, che poi è il progetto fondamentalmente di chi si occupa come me da 25 anni di medicina integrata. Io che vengo da una formazione di medicina interna e mi sono subito occupato di omeopatia, ho capito poi attraverso la medicina funzionale che esisteva il pre-lesionale, esisteva la medicina preventiva e oggi possiamo parlare anche di medicina prediventiva. L'S-Drive, attraverso una serie di opportunità che sicuramente stamattina saranno descritte dai casi clinici che analizzerà il grande dottor Raggia, che io ho ascoltato e con cui io mi complimento per la scorsa relazione che ho riascoltato in auto durante un mio lungo viaggio di 5 ore.
perché proprio traspare anche dalle sue parole questa passione per questa tecnica. E io, per esempio, che sono un passionale, quindi mi sono appassionato all'omeopatia, alla medicina funzionale, alla medicina olistica, anche alla tecnica di AV che io svolgo da 21 anni, da quando ho conosciuto l'S-Drive, e tu sai, Giorgio, mi sei venuto a incontrare a Milano più di 2 anni e mezzo fa, e io l'ho acquistato nel giro di una settimana, e sicuramente, diciamo, non avevo necessità in quel momento di acquistare, avevo compreso la possibilità di ampliare il mio campo di azione, cioè la possibilità che questo splendido strumento, che come ho detto l'altra volta, secondo me ha un potenziale illimitato, no? Abbiamo visto anche nell'ambito di quello che è il web, come anche tutta l'informazione stia cambiando. Ecco, questo sistema S-Drive è un sistema che, secondo me, ancora ha ampi margini di utilizzo e soprattutto di interpretazione, perché peraltro costringe chi lo pratica, e lo ha fatto con me, a studiare. Cioè, questa è una cosa importante. Mentre nel mercato anche nazionale, italiano, c'è stata l'immissione continua di test che davano i risultati. Qui l'S-Drive lascia al clinico, lascia al medico di fronte al paziente, e quindi in una visione del to care, non del to cure, del prendersi cura del paziente, lascia proprio al medico, all'operatore professionista, la possibilità di interpretare diversi aspetti e a ognuno di loro dargli la giusta importanza. Questa è una grossa possibilità. Perché se da un lato permette di esprimere la propria arte sanitaria, io sono un medico che vengo da una formazione di medicina interna, dove esisteva la clinica, esisteva la semeiotica, dove si studiava la dietologia, ahimè, argomenti ormai dimenticati, no? Perché il medico di famiglia, per esempio, difficilmente, se non ha una formazione di un certo tipo, studia dietologia, bisogna dirlo. Io anch'io ho il titolo di medico di famiglia, però voglio dire, io nella mia vita ho lavorato col cibo come prima medicina. Cioè ho capito, ho compreso che se volevo intervenire più velocemente e più rapidamente nell'ambito di quello che era un sistema biologico come quello dell'organismo, il cibo rappresentava un primo substrato fondamentale per poter garantire la produzione adeguata di energia a quell'organismo e il mantenimento e la costruzione della materia. E d'altronde l'S-Drive dà una grossa valenza all'ambito nutrizionale, ci dà una serie di informazioni inerenti non solo il cibo interferente da un punto di vista elettromagnetico, ma anche il cibo che in qualche maniera può disturbare quel tipo di microbiota. Perché se io ho un microbiota micotico, io ne parlerò di questi argomenti durante i 3 workshop che farete come EpiNutraCell a maggio e a giugno, i 3 weekend dedicati, io farò proprio una relazione inerente il rapporto che chiaramente con l'S-Drive ancora di più si è rinforzato in me, del tipo di microbiota rispetto al tipo di cibo che dobbiamo immettere in quel sistema, fin quando non abbiamo riparato quel microbiota. Quindi se io ho una candida e ho una candida in un sistema biologico che sta, fra virgolette, soffrendo di un'infiammazione silente ed è in una fase astenica, non devo svuotare di cibo il sistema. Devo integrare il sistema perché probabilmente quell'organismo sta in una fase catabolica e in una fase di sofferenza, e lo si può dedurre moltissimo dall'S-Drive. Allo stesso tempo, la candida richiede l'eliminazione di certi cibi, certamente differenti se io invece trovo un parassita. Perché il parassita, in risposta immunologica, in risposta immunocompetente di tipo linfoide intestinale, porta un'attivazione della cellula TH2 che attiva la branca istaminergica, e quindi chiaramente bisogna andare nell'ambito dei cibi
a valorizzare soprattutto i cibi a basso contenuto e a basso tenore di stamina. E questa è già una grossa differenza che spesso cambia la salute dei nostri pazienti. Allo stesso tempo, un microbiota virale deve essere studiato in ambito soprattutto dei virus reattivi cronici. Vi sto parlando dei virus della famiglia herpetica, che io ieri sera ho avuto la conferma da una paziente oncologica che ha fatto l'S drive 10 giorni fa. 10 giorni fa questa paziente oncologica, 44enne, è stata sottoposta presso il mio centro a un S drive perché è venuta a chiederci un'alimentazione adeguata per la sua malattia oncologica. Lei aveva sviluppato 5 anni prima un tumore della mammella sinistra che aveva curato sia con una quadrantectomia e sia con terapie successive, fra cui anche ormonoterapie. Infatti l'S drive al primo posto metteva ormoni, che in quel caso vengono ad essere bloccati da queste terapie soppressive. Allo stesso tempo, questa ragazza, no, questa giovane 44enne, vivente peraltro alle pendici del Little Cedar di Taranto, in un paese vicino Taranto, che ahimè, per il professor Raggia un'informazione in più, Taranto è una città purtroppo avvelenata, una città italiana molto avvelenata, dove ci sono molti veleni, perché c'è un'industria siderurgica, purtroppo è così. E dicevo, questa giovane donna però al primo posto veniva ormoni, al secondo posto nell'S-Drive veniva emozioni, al terzo posto S-Drive. Lei ha sviluppato la neoplasia mammaria esattamente 4 mesi dopo la morte improvvisa dell'unico fratello 35enne e successivamente trattata in maniera retossica, non valorizzata attraverso un S-Drive che ci avrebbe permesso, e quindi attraverso una valutazione sistemica, ci avrebbe permesso di comprendere perché quella donna a 35 anni, a 36 anni, si è fatta un tumore della mammella. La medicina tradizionale in questo caso è intervenuta semplicemente andando a togliere il tumore e andando a inibire gli ormoni che praticamente potevano farlo crescere. Non ha curato nessun aspetto di tutto il resto, quindi ha lasciato tutto il resto in carenza vitaminica, in carenza di certi minerali importanti, in carenza di certe componenti antinfiammatorie degli acidi grassi polinsaturi che poi sono venute fuori dall'S3, ma allo stesso tempo l'ha lasciata infiammata soprattutto dai virus cronici. La signora aveva una storia di herpes virus ripetuti durante la sua infanzia. Questa storia poi è stata sostituita a 35 anni, da 35 anni in poi, fino ai 40 anni, da 2 forti episodi di herpes zoster, del fuoco di Sant'Antonio. Quindi andava fatta una valutazione clinica e anche diagnostica dell'importanza di questo sistema nell'intervenire sul sistema immunitario, quando chiaramente stiamo parlando di un sistema immunitario che a sua volta interviene anche nell'ambito della nostra protezione antineoplastica primaria. E mi riferisco soprattutto ai linfociti T helper 1, che sono dei linfociti, la scorsa settimana ne parlò il dottor Spattini, fondamentali nella nostra protezione antineoplastica. Allo stesso tempo, no, la valutazione che mi ha permesso di fare l'S-Drive è quella di trovare anche delle carenze di aminoacidi e di sostanze importanti per il recupero notturno. Questa è una cosa molto importante, perché attraverso l'S-Drive possiamo anche valorizzare, per chi l'ha studiata e per chi la vuole studiare, io l'ho anche insegnata ai biologi nutrizionisti, la crononutrizione, la cronobiologia, capire quel sistema durante le fasi diurne produce energia, quel sistema durante le fasi notturne la recupera l'energia, e se questo non avviene e noi possiamo intervenire con dei fattori di supporto
naturali, semplici, come possono essere dei banali integratori, ma può essere anche una risistemazione dell'alimentazione, potrebbe essere anche un adeguamento dello stile di vita. Questa signora neoplastica purtroppo era 10 anni che non dormiva. E dagli aminoacidi venuti fuori, dallo spettro di aminoacidi che praticamente viene valorizzato dall'S-Drive, c'erano aminoacidi importanti per la produzione di GH. C'erano aminoacidi importanti come la stessa tirosina, che sono fondamentali, per esempio, per la produzione di melatonina. Quindi, diciamo, l'S-Drive ha valorizzato ancora di più l'ipotesi che per poter intervenire su quel sistema andava certamente messo in compensazione la fase anabolica e la fase catabolica, andava in qualche maniera riadeguata la componente neurovegetativa e neuroendocrina di quel sistema. Quindi, passando poi dal particolare al generale, vi dicevo appunto l'opportunità che ci dà questo test. L'opportunità che ci dà questo test è un'opportunità immensa, perché fondamentalmente è un test epigenetico. Oggi sappiamo che la genetica non è più sufficiente a spiegare biologicamente determinati fenomeni e soprattutto lo sviluppo di determinate patologie. Nascono sempre più persone, bambini malati, da persone sane. E questo è già un allarme che dobbiamo gridare. Con Giorgio portiamo avanti un progetto che è collegato proprio alla cura dei primi 1000 giorni di vita. Ma se noi possiamo intervenire prima, questo è il nostro compito del futuro. Il nostro compito del futuro è di preparare una popolazione più sana, per chi ha cultura integrata, per chi ha cultura olistica, fosse un osteopata, fosse un biologo nutrizionista, fosse un naturopata, un medico magari, io ne vedo sempre meno medici che si occupano di queste discipline. E mi dispiace veramente, perché capisco che perdono una grande ricchezza. Allo stesso tempo, vi dicevo, la possibilità di poter intervenire in maniera rapida, con un test che grazie a un software che è in Germania viene elaborato in 12 minuti, quindi il paziente non deve ritornare, in maniera proprio anche antropocentrica. Cioè quel test è stato fatto da quella persona, quindi sono dei bulbi, non c'è l'interferenza di un sanitario, come può essere nella kinesiologia, come può essere nel test EAV. Pure io posso sbagliare un test EAV, se spingo di più o spingo di meno, in quel giorno non sto concentrato, posso alterare i valori. Quello è un prelievo di un tessuto vivo, che è il bulbo del capello. Per cui fondamentalmente noi abbiamo una rete di informazioni, sicuramente migliorabili nell'ambito di quello che possono essere le future applicazioni. Già lo vediamo con la crescita e la formazione di nuovi step di questo tipo di test, come ha spiegato la scorsa volta Giorgio, il responsabile del Cell Wellbeing, che ci sono in uscita nuovi test, quello sportivo, quello per bambini, quello del settore estetico. Vi dicevo, potenzialità enormi di un test che, grazie al fatto che ci permette di valorizzare tanti aspetti della salute, le vitamine, vitamine importantissime che hanno tantissime funzioni, bisogna studiarle. Le funzioni della B1 sono differenti dalla B2, anche se noi siamo abituati all'uso promiscuo delle vitamine in medicina, però ogni vitamina ha una sua azione neurotrofica, una sua azione epatorigeneratrice, ha una sua azione trofica energetica, ha una sua azione sul metabolismo dei glicidi, sul metabolismo dei lipidi. E quindi noi dobbiamo conoscere, in relazione alla carenza di quel tipo di vitamina, che tipo di metabolismo ti può essere alterato. Ma il test già te lo suggerisce nel profilo iniziale, a pagina 3, dove trovate un excursus di quella che è la situazione generale di quel paziente. E quindi poi anche lo studio degli antiossidanti. Io sono un esperto di oncologia integrata. Mi sono occupato di oncologia integrata perché ho lavorato 16 anni con i malati terminali, dal 2003,
Sono stato anche in gruppi nazionali con anche responsabilità nella mia regione di gestire questi gruppi che cercavano di diffondere la cultura integrata in oncologia. Ecco perché vengono da me pazienti oncologici. E l'integrazione in oncologia può essere molto aiutata da questo test, perché proprio negli antiossidanti, quando si parla di nutraceutica, quando si parla di tutti questi aspetti importanti per gestire la salute futura di un paziente neoplastico, che è, diciamo, per me una grande fonte di felicità quando questo paziente mi giunge subito dopo la malattia, perché ahimè spesso mi giungono pazienti che sono già in fasi avanzate di malattia, verso i quali io posso fare ben poco. Mentre un paziente che è stato operato da poco, come il caso di questa signora, che ha subito anche un intervento dopo la mammella per un tumore del colon retto, stranamente anche questo collegato a un forte stress familiare, perché si è separata 4 anni dopo il tumore della mammella, è chiaramente il retto, che è una zona ricca di sistema immunitario. Quindi voi immaginate, quando arriva un'informazione potente, neurovegetativa, neuroendocrina, continua, con un'emozione bloccata in quella zona, se quel sistema ha un sistema immunitario che sta combattendo contro delle virosi croniche, contro le micosi croniche, quel sistema ha una debolezza. Se poi è invertito il sistema neuroendocrino e abbiamo una pineale in grave difficoltà, no? E qui possiamo aprire tanti canali, perché fondamentalmente, come diceva prima Giorgio, questo test può essere rivolto a tutti, cioè a tutti i professionisti del settore. E quindi se io penso alla valenza del retto in relazione, per esempio, ai chakra, no? E capisco che in quel momento la stabilità della radice del primo chakra della signora è andata in difficoltà, il chakra sofferente complementare, il settimo chakra, dove c'è la ghiandola pineale, che in questa signora dal test risultava sofferente. Come vedete, un metodo empirico, cioè dove voi potete trovare chiaramente col precetto che bisogna studiare, perché qua si tratta di una materia seria che ha a che fare con la salute di ciascuno di noi. E quindi da quel punto di vista bisogna interpretare il test a 360 gradi, e come vedete, anche per i naturopati, ma anche per chi ha una cultura olistica, c'è la possibilità attraverso il test di non mettere insieme solo una serie di informazioni, ma fare di queste informazioni una visione unitaria dalla quale poter attingere nel momento in cui si entra in compliance col paziente stesso, si entra in un'azione di complicità, in un'azione di comunicazione empatica. Dopodiché il paziente, vi garantisco, si apre a 360 gradi. Io ieri ho fatto un test a un pilota aeronautico che è il compagno di una naturopata mia allieva, che a sua volta aveva avuto grossi risultati dopo il test S-Drive, ha voluto fare il test al compagno. Io, nell'analizzare il compagno, chiaramente dai risultati del test, ho detto alla naturopata che il grosso asse di regolazione che risultava alterato dalle informazioni che uscivano fuori dall'S-Drive era l'asse rene-cuore, che è il sesto livello energetico in medicina cinese, ma che diventa un sistema di supporto importante se si vuole portare quel soggetto alla salute, perché il ragazzo soffriva di proprio questo giovane pilota soffriva di problematiche collegate alla paura, che si esprimevano somaticamente, riportato dal test, sul muscolo piriforme, che è il muscolo della spinta, il muscolo dell'andare oltre. Io lo conosco bene perché è un muscolo che si infiamma spesso negli atleti, è un muscolo fastidiosissimo, perché quando si infiamma il piriforme simula una sciatica. E quindi immaginate una sciatica per un calciatore o per un atleta. E in questo caso
c'è da lavorare a 360 gradi, non solo con l'integrazione specifica rispetto a quella che è l'informazione che ci deriva dall'S-Drive e quindi in quel caso andare a integrare determinati substrati anche attraverso semplicemente l'alimentazione, ma bisogna lavorare su quella flogosi silente che è venuta fuori dal test e che in qualche misura prevedeva in quel caso, nel caso del test di ieri, l'interpretazione microbiologica, microbiotica e microbiologica di una virosi e di una post-virosi. Quindi questo giovane sarà sottoposto a degli esami per andare a verificare, come vedete, quindi l'S-Drive visto come una sorta di ponte di lancio per poter poi avere a disposizione una serie di step per poter aiutare queste persone a garantirne assolutamente una salute migliore. Io, poi, diciamo, entusiasta dei minerali, cioè, visto che sono un profondo conoscitore del mineralogramma che ho praticato per 20 anni, quando ho dal test S-Drive la possibilità di vedere tutta quella rete di minerali, considerando che sono un omeopata, peraltro anche un amante del costituzionalismo, che si fonda soprattutto sulla conoscenza della mineralogia, sulla conoscenza dell'oligoterapia, sui collegamenti anche con le diatesi di Ménétrier, ma poi soprattutto su quella che è la regolazione globale che voi potete dedurre da dei minerali. Questo giovane di ieri aveva un sodio carente, e il sodio carente testimonia una ghiandola surrenalica in sofferenza. E quindi, infatti, quando io ho parlato di ghiandola surrenalica, la naturopata ha detto assolutamente, professore, lei ha ragione, perché io ormai è una settimana che qui e lo testo kinesiologicamente e lo testo con un metodo mio e praticamente trovo sempre il suo surrene scarico, surrene collegato al primo chakra, chakra della radice, una paura ancestrale inserita in questo sistema che si attiva attraverso una risposta biologica, perché ogni informazione ha una sua biocompatibilità e si può esprimere a vari livelli, fra cui chiaramente anche il livello mineralico e soprattutto poi i minerali che hanno un'azione di catalizzazione e di, diciamo, praticizzazione di una funzione biologica, in questo caso di tipo endocrino. Ma quando io vedo i minerali, rivedo anche la chiave di lettura del professor Anseli, che ha vinto il premio Nobel per lo studio dello stress applicato ai ratti, la sindrome generale d'adattamento, in quale fase quel sistema, in una fase di allarme, è una fase di resistenza, è una fase di adattamento? È una fase di esaurimento? Ce lo dice il test. Dobbiamo andare noi a coglierlo. Non è che ci viene scritto come sono stati abituati molti operatori sanitari. Il test che poi viene fuori il risultato. No. A me non interessa quel tipo di test. A me interessa un test che mi permetta di essere libero, di poter potenziare quello che è il mio talento applicato al mio percorso passionale di medico. Penso che lo percepite, no? E quindi questo test mi lascia questa libertà ed è molto, ed è moltissimo, mentre per alcuni può rappresentare un limite questo, invece per me è fondamentale. E quindi, ritornando al mondo dei minerali, e poi Giorgio, quando hai diciamo bisogno, bloccami. Due minuti e di... finisco con i minerali. Quando riguardiamo quell'aspetto, interessantissimo, andare a vedere importanti minerali come il calcio e il boro, che insieme al selenio entrano nella regolazione del rapporto fra tiroide e paratiroide, che sono dei rapporti fondamentali nella gestione del benessere energetico complessivo del nostro metabolismo. Immaginate i grandi omeopati, chiamavano Hering, Nebel, ma tanti studiosi, chiamavano la paratiroide la ghiandola della grassezza. Non ne comprendevano il senso, ma oggi noi sappiamo che esiste l'iperparatiroidismo funzionale, sempre più viene fuori dagli esami di laboratorio, uno dei pochi parametri che gli esami del sangue mette fuori.
ma quello ci sta indicando che c'è una tiroide in difficoltà e che non è necessario che noi dobbiamo avere per forza 7 noduli tiroidei per verificare un ipotiroidismo latente. Basta verificarlo dall'intervento, per esempio, su un S-Drive. Allo stesso tempo, no? Poi attraverso i minerali noi possiamo capire se quella catena di minerali sta lavorando con azione antiossidante, se quella catena di minerali sta lavorando con azione catalitica, per esempio nei confronti di eliminazioni di metalli tossici o di sostanze chimiche, dove i minerali intervengono moltissimi, moltissimo. Possiamo capire dai minerali se siamo in carenza di minerali eccitativi. È chiaro che se io ho la carenza di selenio, che è un minerale eccitante, di iodio, di manganese, di zinco, siamo in carenza di una serie di sostanze che sono importanti produttori di energia intermediando con i sistemi metabolici. Quindi voi immaginate da un semplice test, e io mi fermo perché potremmo andare oltre, potremmo parlare degli acidi grassi, poi negli incontri c'è il grande dottor Pace che lo fa molto meglio di me, diciamo anche negli incontri che faremo a maggio, a giugno, previsti, no? Prima della nuova scuola di settembre in alta formazione in epigenetica e medicina funzionale, dove io parlerò in questi incontri del microbiota, vi farò ancora di più comprendere l'importanza del ruolo del microbiota nella gestione della salute in relazione a quelli che sono gli S-Drive, i risultati che arrivano attraverso l'S-Drive. Io mi permetto e concludo di sostenere questa ipotesi. Cioè, noi oggi abbiamo una grossa potenzialità. Io credo che il futuro della medicina passerà sempre più attraverso le mani di una interdisciplinarietà che è fondamentale e che fondamentalmente ci deve supportare, perché oggi, diciamo, abbiamo bisogno di conoscere sempre di più. E questa è una bellissima cosa per chi ama l'essere umano. Ma allo stesso tempo l'S-Drive rappresenta, prima ho descritto un ponte, una sorta di ponte di lancio per poter unire in un linguaggio comune, uniformato, e ora avrete la grande possibilità di ascoltare il grande dottor Raja con la sua notevole esperienza clinica, vi dicevo, in un linguaggio comune, un popolo di sanitari che spesso ha difettato di comunicazione. E che grazie anche alla possibilità che ci dà il grande Giorgio Terziani, oggi anche attraverso questi incontri possiamo in qualche maniera cercare di rendere, diciamo, positiva per quello che è lo sviluppo di un comune senso di amore per questa disciplina, che interviene meglio se ci abbiamo anche insieme affiliato un senso di comunità. Buona giornata a tutti e buon ascolto col professor Raja. Ma grazie di cuore, grazie, grazie, complimenti. E direi che hai racchiuso in questi 30 minuti la filosofia di quello che è la mission che da sempre ci accomuna nel creare cultura su un approccio veramente multidisciplinare della medicina, a cominciare dalla vera prevenzione. E noi non possiamo veramente più fare finta di niente di fronte ai drammi che stiamo vivendo. Io proprio ieri ho fatto una lezione, pensa, con una lezione di registrazione per il master che stiamo creando, quindi ho fatto una relazione il dottor Burgio e proprio parlava del dramma epigenetico dei tumori. E veramente dobbiamo fare presto, cioè ora abbiamo bisogno di un nuovo paradigma, di un nuovo approccio, di una nuova filosofia, di un nuovo di fare formazione, di fare informazione, e per questo ci serve anche formare nuovi occhi nuovi occhi. Grazie di cuore, Bartolo. Grazie. Grazie a voi, buona continuazione della giornata. Poi mi ascolterò il dottor Raja. Bene. Bene, allora Mike, sei pronto? Sì, ci sono, Giorgio.
Allora, introduciamo il dottor Rada. E, se vuole fare un'introduzione, dottor Rada, secondo la sua visione, oppure andiamo direttamente, però magari se vuol fare un'introduzione, Mike, chiediglielo. Ecco. Sì. Dr. Rada, would you rather start with an introduction on the topic in general and on the S-Drive, or would you rather go straight to your presentation? Straight to the presentation. Preferisco passare alla mia presentazione direttamente. Ok, allora se lui è d'accordo possiamo introdurre, condividere il primo report S-Drive. So if you agree, Dr. Rada, we may start by commenting on the first report of the S-Drive that we are going to be illustrating. Yes, please. Va bene. Allora, partiamo da... Sì, partiamo da Fioramo. So, Floramo. We're going to be starting with Floramo. Ave Floramo. E questo è un report della dottoressa Ciani. This però, is a report by Dr. Ciani. Scusate un attimo, sorry. Ho sbagliato io, dovevo mandare... Correction, sul... there's a mistake there. Aspetta che vado sul primo. Eccolo qua. Allora, lo apriamo, lo vedete? No. Can you see this, Dr. Rada? Yes, no, yes, no, no, chiedo a te. Sì. Io lo vedo. Mirko? Vedi Mirko? Mike, vedi Mirko? No, io vedo Alessandra Cacciari. Ah, no. Allora, aspetta un attimo. C'è stato un problema nella condivisione, non riesco, eccolo qua. Ok, ora dovrebbe essere a posto. Dottor Rada, questo è il primo report. So, Dr. Rada, this is the first report. Ok. Can you see it? Can. Yes. You can go down. Can go down. No, down some. Ancora più giù. Ok. Continue. Continua a scendere. Continue. Ancora più giù. Continue. No. Ancora più giù. Ok. Continue. Okay. Continua. Okay. Stop. Ok. K1, D3. Ok. Next. Next. Prossimo. Ok. Stop. Ok. Stop. Next. Next. Prossimo. Continue. Next. Continua col prossimo. Ok, next. Prossimo ancora. Ok, next. Prossimo. Next. Prossimo. Next. Prossimo. Food. Lower. I didn't see the food. Più in basso perché non vedo gli alimenti. Go up. Vai su. Lower. Più in basso, forse. Food avoidance list. L'elenco sugli alimenti da evitare. Food avoidance. Gli alimenti sono al primo posto, sono qua. Here. No, this. Food is... Okay, hold on. Okay, done. Okay, what is the medical history? Allora, qual è la
Allora, te lo dico subito. Aspetta un attimo perché cioè, gestire tutto la cosa non è semplice. Allora, un attimo solo. Io. Allora, la dottoressa dice Mirko ha una allergia respiratoria, una fatica cronica. Vuoi che traduco per il dottor sì. Rada? Sì. Okay, so the doctor says that Mirko has a chronic allergy. Allergia respiratoria. In breathing, it's a breathing allergy. Okay. Una fatica cronica. And it's chronic fatigue. Una okay. difficoltà di dormire alla notte. Sleeplessness at night. Una difficoltà digestiva. Digestive problems. Okay. Un'eccessiva perdita di capelli. Hair loss. E una difficoltà di concentrazione. And difficulty to focus. Okay. E weak and dry sì, ti ho detto tutto. Perfetto. Yes, that's it. How long? Da quanto tempo tutto questo? Alessandra? 4 anni le cose stanno un po' accentuando, si sono un po' accentuate, almeno fino a gennaio. Okay, it's been going on for 4 years, but things have been getting worse, at least until January of this year, they were getting worse. What medication is on? E quali farmaci assume? Ha utilizzato omeopatia e integratori. Homeopathy and supplements. Was the scope done? The scope? Sono stati fatti indagini endoscopiche? No, nessuna. No diagnostic, no scope. Okay. What do they want me to find out? Allora, che cos'è che chiedete al dottor Rada? L'interpretazione del test. The interpretation of the test. Chest or the test? Test, okay. I'll put it to the whiteboard. Can you put me sì. in the picture? Possiamo proiettare la lavagna bianca del dottor Rada, che lui illustra la lavagna, la sua interpretazione. Ok. Quindi dovremmo proiettare sulla lavagna. Credo. Put me in the main picture. You are in the main picture, Dr. Rada. I can't see. Lui non riesce a vedere, però è okay, lui inquadrato. Yes. Okay. Adesso, okay, adesso si vede. Okay. Okay, we are very short of time. We are supposed to translate 10 tests. Okay. So, siamo poi stretti coi tempi, perché avremo 10 test da esaminare. Insomma, i tempi sono strettissimi. Okay. So can you please time me out so that we can do as many cases as possible? Allora, quindi chiede di misurare i tempi che okay. di impiega in modo da poter analizzare quanti più test possibili okay. nel tempo che abbiamo a disposizione. Facciamo so 25 minuti a test. Let's make it 25 minutes for each test. How many tests do you have? Quanti test abbiamo? Abbiamo una decina. 10 test, 25 minuti per... sono 250 minuti allora. Okay. Sì, 3 ore, dai. So that's basically about 3 hours, 250 minutes for all 10 tests if we do 25 minutes each. I'm going to make it 15 minutes each test because... Okay. Okay, this test. Li renderà, farà 15 minuti per ogni test, ok. Root cause. Quindi cominciamo con le cause radicali, cioè l'origine. Okay. Andiamo alla ricerca della causa di fondo, quindi. Toxic metal.
i metalli tossici. In the test plus selenium. Quindi i metalli tossici più selenio emergono nel test. E questo Curie toxicity. Porta alla tossicità da mercurio. E questa la possiamo definire la fonte radicale dei disturbi. Is he having any amalgam? Ha delle amalgame dentarie? No. No. Okay. So, e non ha neanche fatto vaccini. And he's never been vaccinated either. Okay. So now I'll explain the mechanism of mercury in the gut. Adesso vi illustro il meccanismo del mercurio nell'intestino. Ok. This is the gut. Questo è l'intestino qui illustrato. We cut this, it appears like this. Se lo guardiamo in sezione, appare così. Okay, we cut this again. Se ancora lo tagliamo così, we look here. Andiamo a focalizzarci su questa parte della parte interna dell'intestino. Okay, so it appears single layer. Compare uno strato unico. You'll have single layer of cells in the intestines. Quindi c'è uno strato unico di cellule nell'intestino che si presentano più o meno così. So the toxic metals will cause it to go through the barrier. Quindi i metalli tossici attraversano questa barriera dell'intestino. So as a result he'll have all the deficiencies he's seeing. E la conseguenza di questo superamento di questa barriera porta a tutte le carenze tutte le carenze che riscontriamo nel paziente. So he'll have all the gut symptoms he's talking about now. Quindi per esempio avrà tutti quei sintomi intestinali di cui abbiamo sentito parlare. These cells, single cells, queste singole cellule replace every 3 to 5 days. Si riproducono e si sostituiscono ogni 3-5 giorni. Questo è il ciclo di riproduzione delle cellule. So the key to this person's health. Quindi la chiave per la salute di questo paziente. Detox this out, mercury. È quello di passare attraverso una disintossicazione dei metalli, soprattutto del mercurio. This is step one. Questo è il primo passaggio da compiere. Plus give probiotics. E poi somministrare probiotici. I think in Italy we can use EDTA. Credo che in Italia si possa assumere l'EDT. Because it's pharmaceutical, so you can use DDTA, but not very effective. Il DDTA è di origine farmaceutica. You can take orally. È possibile assumerlo per via orale. So this is step one. Quindi questo è il primo passaggio da compiere. Step two. Step due, cioè il secondo passaggio da compiere. Step two, reduce all inflammation. È quello di ridurre la flogosi, cioè tutte le tipologie di infiammazioni in atto. So inflammation is number one is he has got D3, vitamin D3. This has to be administered, right? Yes, sì. Because he got D3 deficiency. Sì, poiché c'è una carenza di vitamina D3, dobbiamo cominciare ad integrare la vitamina D3. Is it allowed to be prescribed in Italy? Credo che sia permesso prescrivere questa vitamina in Italia, vero?
If yes, se la risposta è sì, che è possibile prescrivere questa vitamina in Italia, 10,000 international units daily. Quindi la dose da somministrare quotidiana è di 10,000 unità internazionali, IU, 10,000 IU al giorno. Can you ask anyone whether B3 can be given? Potete confermare se la vitamina D3 è possibile prescriverla in Italia? Certo, certo, assolutamente sì. Yes, absolutely, yes. How long? Minimum 3 months. Thank you. Minimo 3 mesi. Okay. You can do blood tests for measuring the levels. Yes. E si possono poi fare dei prelievi ematici per misurarne il livello nel sangue. Okay. Second, I want you to understand methylation. Vi chiedo di comprendere il processo della metilazione. Okay. Methionine. Quindi la metionina converts to homocysteine. Quindi la metionina si converte in omocisteina. Okay, you can find this in amino acid page. Questo la trovate, la metionina, nella pagina relativa agli aminoacidi. It requires betaine. E richiede il betano. Ok, this side, it requires B12. E richiede anche la vitamina B12. And he has adequate B12. E questo paziente ha un apporto appropriato di vitamina B12. And he lacks B9. Mentre invece è carente della vitamina B9. His test shows B9 deficiency. Il test mostra appunto una carenza di vitamina B9. So this cannot convert to this, this cannot convert to this. Questo non può essere convertito in questo e questo non può essere convertito in questo. Because of B9 deficiency. A causa di questa carenza della vitamina B9. So it means. Cosa vuol dire questo? It means this is your blood vessel. Significa che se questo è il vaso sanguigno. How old is this patient? Quanti anni ha questo paziente? 22. So 22 anni. Forms inside his blood vessels. Quindi si forma questo, l'omocisteina, all'interno dei vasi sanguigni. 10 to 20 years from now he will get blood pressure. E tra 10-20 anni avrà problemi di pressione sanguigna. Okay. Ipertensione. The whole thing is in the liver. E tutto è nel fegato. So if you reduce inflammation, he will feel more active. Se noi riduciamo l'infiammazione, egli si sentirà più attivo. This is in the liver. Questo avviene nel fegato. If you do ultrasound, se facciamo l'ecografia, you will find fatty liver. Troveremo la steatosi, cioè il fegato grasso. Can she understand? È chiaro? Yes, yes, thank you. So, step one, quindi, detox. Il primo passo è quello della disintossicazione. Step two, il secondo passaggio è quello di ridurre l'infiammazione attraverso il processo che ho appena illustrato. So, inflammation by giving D3 B complex. Quindi questo somministrando appunto la vitamina D3 e il complesso vitaminico B. Better if you can give injection B12 plus B complex. E meglio sarebbe somministrare la vitamina B12
attraverso iniezioni e appunto e invece e poi come dire somministrare il complesso vitaminico B. Is this allowed in Italy? È possibile praticare questo tipo di terapia in Italia? Yes. Sì. Okay. This one is half life. Is half life, sorry, half life is around 6 to 7 days. L'emivita appunto di questa somministrazione varia tra 6 e 7 giorni. So you give weekly for 4 weeks. Quindi si fa settimanalmente per 4 settimane. Yeah. So I want to change the diagram. Adesso sto per cancellare questo diagramma. Food, vitamin D3. Quindi vitamina D3. So it goes here. Alimentazione. D3, D3. It goes into the blood. Quindi poi entra nel sistema sanguigno. Okay, from here it goes into liver. E da qui va al fegato. From liver it comes to the kidney. E dal fegato va ai reni. Okay. So the other is sun. Quindi il sole. Again absorbed in the skin. Che viene assorbito attraverso la pelle. So his D3 deficiency can be from the food. Quindi la sua carenza di vitamina D3 potrebbe essere derivata o da questioni alimentari, carenze nell'alimentazione. This is three, not getting enough in the liver. Quindi non ce n'è abbastanza apporto nel fegato. He's not converting in the kidney. E poi appunto c'è la conversione nel rene. Okay. Are you following? Mi seguite se seguo questo schema così? Yes. 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 Kidney produce RAS. Il rene produce l'RAS. Is renin, angiotensin to control blood pressure. Quindi l'angiotensina renina per controllare la pressione del sangue. This is vitamin D3. E questo è vitamina D3. So if this is less, quindi se c'è un calo dell'apporto di vitamina D3, this will go up. Ci sarà un aumento di questa angiotensina renina. His blood pressure in the future will quindi go up. Ci sarà un aumento dell'ipertensione nel futuro di questo paziente. Okay. We are okay so far? Siamo chiari fino a questo punto? Sì, yes. Okay, good. So if you give D3 by mouth. Quindi se noi somministriamo la vitamina D3 per via orale, it comes into the intestine. Arriva nell'intestino and get blocked. E viene bloccata. So if you give by injection. Se invece la si somministra per via endomuscolare, so it bypass all this, it goes to the blood. Bypassa tutto questo e va nel sangue. And then it goes into the liver. E poi arriva al fegato. So if you're giving by mouth, quindi la somministrazione orale della vitamina D3, it may not be absorbed. Può portare al fatto che non venga assorbita. Because toxic metals are blocking here. Perché ci sono i metalli tossici che ne bloccano l'assimilazione. So quindi, the first step is. Quindi il primo passaggio da compiere è quello di appunto somministrare la vitamina D3 per via intramuscolare. 300.000 unità internazionali, quindi 300.000 IU.
Once, then continue by mouth. Questo una volta, una somministrazione, e poi continuare per somministrazione orale. After 1 month, give another 300,000. Dopo un mese, un'altra iniezione intramuscolare di 300,000 unità. Okay. The other ways of cutting down inflammation. E le altre maniere per ridurre l'infiammazione. One injection vitamin D3. È quello di un appunto, una somministrazione di iniezione intramuscolare di vitamina D3 e poi la vitamina D3 somministrata per via orale. Injection vitamin B12 plus B complex. E poi un'iniezione di vitamina B12 più la somministrazione del complesso vitaminico B. EDTA orally. E poi la somministrazione di EDTA per via orale. Check the dosage. Check the dosage. E controllate il dosaggio. Okay, then number 5, probiotics. E poi 5, i probiotici. Number 6, omega 3. Numero 6, gli omega 3. Are you okay? Chiaro? Yes, yes, thank you. So it will take 2 weeks before he finds ci some symptom relief. 2 settimane prima che il paziente cominci ad avvertire un certo sollievo. Are you allowed to give glutathione intravenous? È permesso in Italia di somministrare il glutathione per via endovenosa? Beh, yes, ma lo possono fare insomma i medici. Yes, but only physicians may do that. Okay, number 2, are you allowed to give IV vitamin C? E vi è permesso in Italia di somministrare la vitamina C per via endovenosa? Yes. Sì. Then what you do, you add in your drip. Ok, quindi da aggiungere alla flebo. Vitamin C. Vitamina C. 10 grams. 10 grammi. Are you allowed to give magnesium sulfate? Il solfato di magnesio è possibile somministrarlo così? Non lo so, io non l'ho mai usato. No. The doctor answered, I don't know because I've never used it. So what you ask them to do is to read Mayer's infusion. Read on okay. Internet. Quindi vi consiglio di andare su internet e di leggere Myers Infusion, così come è scritto, l'infusione di Mayer. Ok, you can add B-complex. Potete anche aggiungere a questa flebo il complesso vitaminico B. Add glutathione. Anche il glutathione. 600 milligrams. 600 milligrammi di glutathione. Must use this drip over 1 hour. E questa flebo per più di un'ora. For 4 weeks. Per 4 settimane. Plus this. Oltre a questo. He will find relief within a week. Entro una settimana ci sarà un sollievo per il paziente. Mike, volevo dire che in Italia molti medici usano le DTA intravena, preferita quella orale. Yes, many physicians in Italy use EDTA endovenously. Fantastic. So you can add instead of glutathione. Quindi possiamo aggiungere appunto il glutathione. Non cambiamo. If you want EDTA, ask the local Italian pharmacopoeia how to give IV EDTA. Quindi chiedete alla farmacopea italiana come somministrare l'EDTA per via endovenosa.
E questa è la domanda da porre. Then follow the Italian pharmacopoeia. E poi appunto seguite le istruzioni della farmacopoeia italiana. In Italia ci sono medici che fanno terapia chelante, non sono tanti ma ci sono, e questa terapia chelante è proprio per la disintossicazione a metalli pesanti, e poi c'è anche, sono anche medici che fanno terapia intravenosa con vitamina C e tutto il discorso che lui, di cui lui ha parlato. Ok, because... there are physicians who do chelant therapy for detox from heavy metals, and also the intravenous administration of the supplements and vitamins that you suggested. Yes. Fantastic. Okay. Just want to tell. If she can understand this diagram, then she can understand what she's doing. Dottoressa, se chiaramente lei ha seguito questo diagramma, a questo punto ha le istruzioni su come procedere. Yes, Dr. Rada. Yeah. Thank you. The toxic metals have come from environment. Chiaramente i metalli tossici derivano dall'ambiente. It has gone into your patient's client in the body. Quindi sono entrati, sono state assorbite dall'organismo del suo paziente. Gone into the cells. Sono entrati nelle cellule. It has gone into his brain. E sono arrivati al cervello. His organs. Sono arrivati ai vari organi. Tissues. Ai tessuti. Bones. Alle ossa. Blood. E nel sangue. And hormones. E nel sistema, negli ormoni. So tell the patient. Quindi bisogna informare il paziente. You can remove this. Che è possibile eliminarli. It will take between 6 months to 2 years to remove. Ci vogliono dai 6 mesi ai 2 anni per eliminarli. This one. Questo fattore. Go to page number, I think, 28, and you look at the environmental exposure. Se andate alla pagina 28 del reporto dell'S-Drive, troverete le esposizioni all'ambiente. So if it's mercury, it can come from tuna, salmon, big fish. E se l'intossicazione è di mercurio, deriva dai grandi pesci, come il tonno, il salmone. So look at avoiding this. Quindi bisognerebbe evitare questo. So if it's putting in the body and we're trying to remove, it makes no difference. Perché veramente riceverli così dall'ambiente, dal consumo di alimenti, e poi doverli smaltire in questo modo diventa veramente un processo illogico. Bisognerebbe prevenire l'accumulo. Okay, we cannot spend more time on this test. Adesso abbiamo chiuso, credo, esaurito il tempo da dedicare a questo test. Yes. Thank you. Allora, now I go. Yes, and... thank you, Dr. Rada. Thank you, Dr. Rada. Very clear. Thank you. I go in the next. Allora, the next is Sofia Baracchini. Sofia Baracchini is our next patient. Okay. And this is the test we're now going to be examining. What? Okay. Condividi. This one? Okay. Allora. Okay, for you. Go down. Vai giù. Hold on. Fermo. Okay, go down. Giù. Go down. Giù. Go down. Giù. Go down. 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 Down. Hold. Next. Prossimo. Go down. Okay. Go down. Avanti. Go down. Go down. Giù. Hold. Okay, next, go down. Giù. Go down. Hold. Fermo. Silicone. Okay, go down. Giù.
go down. Giù. Hold. Go down. Giù. Hold. Go down. Giù. Okay, go down. Giù. Go down. Giù. Oh, okay. Okay. Is there any history of cancer for this patient? C'è una storia di carcinomi nella famiglia di questo paziente? Confermo. Yes, yes. Okay. I'm not going to decode how I detect cancer because I think we stick down to basics. If you want to detect cancer, you have to do 500 tests. Non farò la decodificazione di come appunto intercettare appunto i carcinomi, eccetera. Bisognerebbe fare almeno una decina di test per poterlo fare. Okay. What is the history? Vediamo un po' la casistica, insomma, non la casistica, cioè la storia, l'anamnesi. Questa bambina ha 4 anni. This is a young girl of 4 years of age. Four, okay. Okay. E qual è la problematica? La problematica è degli sbalzi di umore, sbalzi anche energia, perché è molto energica, però poi si esaurisce e sviene sul divano, sviene nel senso si addormenta sul divano, e soprattutto ha queste irritazioni su mani, braccia, arrossamenti, anche su tutto il corpo, che per adesso nessun medico è riuscito a... Dai tempo di tradurre. Ok. Ok, so this little girl, 4 years of age, suffers from ups and downs in her mood, ups and downs in her energy. She can be very hyperactive, and then all of a sudden she collapses on the couch and falls asleep, and she has skin rash in her hands, in her feet, and often all over the body. How long? Da quanto tempo? How long for, or how long this has been going on, or how often? What do you mean, Dr. Rada? How long is these symptoms going on? Da quant'è che sono in atto questi sintomi? 3 months. 3 mesi. 3 months. Only, okay. Soltanto 3 mesi, okay. Has the parents got any similar symptoms? I genitori, per esempio, manifestano anche loro irritazioni cutanee analoghe a quelle della bambina? La mamma ha prurito alle orecchie, a volte anche sul corpo. Her mother often has itching in her ears and sometimes in her body. Itching. I make it very simple. Ok, cercherò di renderlo molto semplice. Root cause. Andiamo quindi sempre alla radice, cioè qual è la causa, la fonte. If you remove root cause, se noi eliminiamo la fonte, la causa alla radice, chiaramente ci sarà il miglioramento. Is a patient being treated medically? Questa paziente è stata trattata, sottoposta a trattamenti medici, farmacologici? No, solo creme esterne. Only creams on the body. So let me explain. Ok, allora vi spiego. She has aluminium toxicity. È affetta da una tossicità da alluminio. Lead toxicity. E di piombo. And mercury. E anche mercurio.
This you find the S-drive test as silicon. Questo emerge nel test con l'S-drive attraverso la manifestazione o la parte del report che parla del silicio. So lead is seen as calcium. Invece il piombo, l'intossicazione da piombo nel S-drive report si legge sotto forma di calcio. Okay, she got selenium, and there's also mercury. E lei riscontra anche nel report il selenio, quindi questo indica intossicazione da mercurio. Second root cause, chemicals. La seconda causa radicale è l'intossicazione da sostanze chimiche. So if you remove this, her skin problem. This her problem is having fits. Se eliminiamo questi, risolviamo il problema cutaneo. Her problem is in the head. Il suo problema è nella testa. It has gone into the head. Perché queste sostanze sono andate alla testa. Okay. Chemicals can be also go to page number 28 and look at it. Per quanto riguarda le sostanze chimiche, se andate alla pagina 28 del report, alla pagina 28 del report dell'S-Drive. Ok, so these chemicals also is a cause of allergies. Anche queste sostanze chimiche che trovate alla pagina 28 sono la fonte dei problemi allergici. So it has to, we have to go inside to remove it. Dobbiamo andare all'interno qui per rimuoverli. Question is how to detox a child in Italy. La domanda da porci è come possiamo sottoporre a un processo di disintossicazione una bambina di quest'età in Italia. Is there anybody who can help for a child? How to detox a child? C'è qualcuno che può aiutare, che può fare questa operazione di disintossicazione per una bambina di questa età in Italia? The answer is yes, sì. Sì, ci sono i pediatri, alcuni pediatri, pochi. Some pediatricians, yes. Good. Very so few, but they can deal with this. Quindi se noi, se noi eliminiamo questa causa, quindi... It'll improve her brain. Questo porterà a un miglioramento a livello cerebrale. She will not fall down and faint. A questo punto, per esempio, non avrà più quell'esaurimento dove sviene, come diceva il dottore, oppure si addormenta sul divano. This one will prevent her allergies. Both of them will prevent allergies. E allo stesso tempo, intervenendo a questo livello, si migliora l'aspetto delle allergie. Ok, we also need to give probiotics. È opportuno anche somministrare probiotici. Detox. Quindi disintossicazione e probiotici. Questa è appunto la terapia. It is good enough. That is enough for the child. E per la bambina questo sarebbe sufficiente. They satisfied with the answer? Vi chiedo se questa mia risposta è soddisfacente per voi. Sì. Yes. Sì. Ok. Mike, I just need 1 minute break. One ok. Yes. Il dottor Rada chiede un minuto di pausa, per favore. Yes, of course. Giorgio, ne approfitto anch'io di fare una pausa di un minuto, un istante, arrivo subito. Sì, sì, sì. Io intanto metto il prossimo report. Giorgio, posso farti una domanda? Certo. Se poi magari girarla poi al dottor Rada, no? E in questo, visto che ha esposto questo interessante caso della bambina, potresti chiedere se sempre le indicazioni di silicio come carenza indicato selenio o calcio possono a latere indicare delle intossicazioni di
appunto metalli, anche se non c'è magari nel report indicato e segnalato poi come nella pagina giusta. Se possiamo, se dobbiamo, anche in questo caso interpretarlo anche in questo modo e non solo come carenza di minerali. Aspettiamo un attimo Mike. Ok, grazie. Sai. Mike, there's one more problem. Wait a moment, please, Dr. Rada, because Mike, take a 1 minute pause. Wait a minute. Ci sono. Eccolo. Ok, Dr. Rada, go. So, Dr. Rada, let's start again. I took advantage of the previous one. Break. Quindi, this is coming from? Tutto questo deriva... Cooking utensils, aluminium. Per esempio, da gli utensili per la cucina in alluminio. Canned drinks. Oppure bevande che vengono somministrate attraverso lattine. There's aluminium inside. Perché c'è l'alluminio all'interno di queste lattine. So that is why the parents are also having allergies. Ed è questa la causa anche delle allergie dei genitori. So they have to change some of the cookware in the house. Quindi dovrebbero cambiare gli utensili da cucina che usano in casa. Ok, next case. Prossimo caso. Una domanda, dottor Rada. C'è una dottoressa che chiede, siccome i minerali lavorano sempre in antagonismo, in sinergia. There is a question from one of the physicians present. Because minerals often work as antagonists, that's the first part of the question. Sì, okay. Giorgio, vai avanti. E molto, molto spesso si trovano carenze di silicio, per esempio, che è un antagonista anche di controllo dell'alluminio, dell'intossicazione d'alluminio. Se noi troviamo delle carenze di alluminio, potrebbe anche essere un sintomo di intossicazione da metalli, anche se non viene segnalato nel report questa intossicazione? Because there's these antagonisms between minerals, for instance, silicon is an antagonist of aluminium. If we don't find in the S5 report any sign of these minerals either present or whatever, can we assume that there is a metal intoxication? Yes. Okay. La risposta è sì. Okay. We have done blood tests, oligo scan, urine test to find toxic metals. Noi abbiamo fatto oligo scan, test delle urine, del sangue, appunto per riscontrare le intossicazioni dai metalli. And we found most people have more than 2 or 3 toxic metals. E riscontriamo di solito dopo queste prove che l'intossicazione proviene da molteplici metalli, almeno 2 o 3 di solito. Silicon is required to remove aluminium. Il silicio, giustamente come sottolineavi, è necessario per rimuovere l'alluminio. Selenium competes. Il selenio compete con il mercurio. Lead, half-life, 24 years. E l'emivita del piombo è di 24 anni. Thank you. Next case. Grazie. Thank you so much, dottor Rada. I'm sorry. I have another question about ask Mike please. If we have lead intoxication, then we have in any case to wait for 24 years, or you giving calcium to the patient, we can wait for the intoxication to go away with the calcium or not. Ma bisogna fare le domande in italiano perché non tutti... Adesso la traduco. Dice, visto che l'emivita del
del piombo è di 24 anni, se noi somministriamo il calcio, se ho capito bene la domanda, quanto tempo ci vuole perché venga smaltito il piombo somministrando il calcio? No, we are not waiting for 24 years. I'm just saying that there is, if you don't remove, it'll stay in the body for minimum 24 years. Io non dico che bisogna aspettare 24 anni, io dico, quella è l'emivita, significa che se non si fa nulla, quando c'è un'intossicazione da piombo, rimarrà nell'organismo per 24 anni. Two problems with toxic metals. E ci sono due problemi per quanto riguarda i metalli tossici. First problem. Il primo. Bioaccumulation. E il bioaccumulo. It will collect in the body slowly until it suddenly become like skin problem, gut problem, head problem, fits. Prima che si manifestino i sintomi a livello del cervello, a livello dell'intestino, a livello del sistema digerente, eccetera, eccetera, ci vuole questo accumulo dei metalli nell'organismo e l'accumulo avviene lentamente e gradualmente. Second problem is it is not biodegradable. E il secondo problema è che questi metalli non sono biodegradabili. Ok, next case. Passiamo al prossimo caso. Ok, allora puoi introdurre tu, Nadia, questo caso e di questa paziente che è Lucia Tonin. Okay, the doctor is now going to introduce the third case, which is of a patient called Lucia Tonin. Allora, la signora Lucia è venuta da me dopo che io avevo fatto il test a suo fratello, che nonostante fosse molto giovane, soffre già di Alzheimer inoltrato. Da quello che ho scritto nell'indicazione, poi hanno fatto un'indagine e sembra che si tratti di una malattia che è trasmissibile, rara, no? E la signora voleva capire se poteva, se era possibile che lei avesse, ci fossero, come dire, le segnalazioni che anche lei o i suoi figli potessero soffrire poi di Alzheimer. Adesso in questo caso io ho il test, questo è il test della signora Lucia, però non c'è il test del fratello. Va bene. La domanda che quando il dottor Rada guarderà questo test è se nel caso del fratello c'erano molti depositi di metalli, potrebbe essere possibile che la causa magari principale o fosse anche questa? Ok, grazie. Grazie a voi. So the question is the following. Okay, the case is this. It's a patient, a lady patient that went to the doctor and she reported the case of her brother. Her brother is a young man, suffering from Alzheimer's, precocious Alzheimer's for his age. They conducted investigations and they found out that there was a rare disease running with this brother. And the patient that went to the doctor wanted to know if there were any risks for her children and herself with regard to this relationship with her brother and his having this precocious Alzheimer's. And then the brother was submitted to the S drive and he took the test and there were metals, heavy metals that were highlighted in the test. So the question here is, could there be a relationship therefore with these heavy metals present in the brother's report? And scusi, può ripetere la domanda perché lo guarda, ce l'hai sulla chat. L'ho scritto in inglese sulla chat. Ah, c'è sulla chat, perfetto. Ho scritto tutta la storia. Tutta la storia, non lo sapevo, non l'avevo visto. No, l'ho messa ora, l'ho recuperata.
Ok, niente, quindi vuole sapere quali sono le conseguenze di questo per la signora e i suoi figli. Questo l'avevo già tradotto. Comunque, I think, Dr. Radha, I gave you all the information and the question. If anything is still unclear, let me know and I'll How old is the clarification. Question? And by the way, the question is written in English on the chat. It's on the chat in English and you will see it, okay? How old is the patient? Quanti anni ha questo? Il paziente, you mean the brother or the patient? Patient. La paziente quanti anni ha? La paziente ha 50 anni. 50 years of age. Ok, let's see the report. Ok, adesso quindi andiamo a vedere il report. Mi spiace che è solo in italiano, questo non era ancora possibile tradurlo in inglese. Ok, Giorgio says he apologizes that this test is still in Italian because they didn't have time to translate it into English. It's okay. You just put the report down. I can see. Okay. Giorgio, fai scorrere il report così il dottore lo vede. Good on. Vai giù. Next. Next. Hold. Okay, next. Hold. Okay, hold. What toxic metals did he has? Aluminium? Quindi quali sono i metalli tossici? L'alluminio? Hold. Fermo. Go back to the previous. Torniamo alla pagina precedente. The blood test showed what toxic metals. Allora, quali metalli tossici sono emersi nell'esame del sangue? Non sono stati fatti, mi penso. I don't think they were conducted. No, posso dire, nel test del fratello, che qui non vedo, era emerso, che è affetto da Alzheimer, e sono emersi i metalli. Questo signore ha questa mutazione del gene GRN. La sorella che è venuta poi per fare il test voleva sapere se anche piano, lei... Piano. Ok, sì, ok. Sì. This patient, ok, they didn't conduct a blood test. The metals emerged in the S-Drive report. Okay. And this gentleman had a GRN gene mutation. Okay. A GRN. What is Zulfo? It's sulfur. Okay. Zulfo is sulfur. What is Rame? Rame is copper. Okay. Next, go down. Vai giù, Giorgio. Niente, il dottor Radha aveva bisogno di tradurre rame e... Okay, next. E un altro metallo che gli ho tradotto. Vai giù. Next. Vai. Hold. Hold. Go down. This is Christina. Is Cisteina. Traduci tu. Cisteina is cysteine. And methionine. Okay. And methionine. Okay. Next. Okay, next. Next. Hold. Can you read this? What is this? Yes, this is the energy flow, and it's a recap of the food limitations. So we have ananas is pineapple. Let me read the first column. Then we have Brussels sprouts, sheep milk. We have dates, lemon. And in the second column, we have black tea. We have trout, a kind of wheat, Saracen wheat. We have spelt and cantaloupe melon. These were the limitations, the food limitations. Can I ask her a question? What does she want?
Allora, alla dottoressa, che cos'è che vuole? Desidero sapere se la signora potrebbe avere bisogno di fare una disintossicazione delle sostanze chimiche. Ok, I would like to know if this lady needs to detox from chemical substances. Ok, can you put the screen? Ok, adesso torniamo allo schermo. Ok. The main problem is in the head. Quindi il problema principale è a livello cerebrale. Alzheimer's. Because of aluminium toxicity. Alzheimer procurata da tossicità da alluminio. This is the main problem which is causing her to have Alzheimer's. Questo I can't see my picture. Il problema principale che genera l'Alzheimer. Giorgio, non vede l'immagine il dottore? Non vede? Can you see it now, Dr. Rada? No, no. No, non riesce a vedere l'immagine. Then I can see how I'm writing. Cioè, ha bisogno di vedere sullo schermo l'immagine. Aspetta. I can see Mike. No. Vedeva me. Okay. Giorgio, I can see. Yes. Vedi anche Giorgio. Okay, can you see it now? Yes. Yes, adesso lo vede. Perfetto. Aluminium has gone into the brain and causing Alzheimer's. Quindi l'alluminio è andato nel cervello e ha generato l'Alzheimer. So need detox. Quindi c'è bisogno di un processo di disintossicazione. Maybe coming from cooking vessels. Magari questo alluminio, come nel caso precedente, può derivare dagli utensili da cucina, quindi pentole e padelle. To avoid gluten. E poi è necessario evitare il glutine. Ok, the one question she asked whether the other family members are at risk. Ebbene, la domanda che poneva anche il dottore è se gli altri componenti della famiglia sono a rischio, perché citava i figli della signora anche e la signora stessa. Yes, risk will come from the cooking vessels that they are doing. Ebbene, questa intossicazione di alluminio, ribadisco, deriva dagli strumenti che si usano in cucina. Step one, detox. Quindi sempre il primo passaggio è quello della disintossicazione. Step two. Il secondo. Step three. È quello di evitare il glutine. Il terzo passaggio. We have to hold on. Step three. Step three. Il terzo passaggio, ribadisco. Increase the brain power. È quello di potenziare la funzione cerebrale. Can you check, you can give CoQ10. Allora, è possibile somministrare il coenzima Q10? Is it allowed in Italy? In Italia è permesso di usare questo integratore, il coenzima Q10. Sì? Yes. Sì, ok, good. And also give NMN. E anche l'NMN. Okay. The long form is NMN. What does it mean? NMN means or stands for what? There I'm writing nicotinic. Nicotinic. Mono. Nucleotide. Ah, ok. Quindi mononucleotide nicotinico. Can she follow? Seguite questo acronimo, quindi che vuol dire mononucleotide nicotinico. Copy. Ask them to copy this. Copiate questo che c'è scritto qui.
Third one, vitamin D3, 10,000 international e daily. Il terzo ingrediente è la vitamina D3, sempre somministrata per una dose di 10,000 unità internazionali quotidianamente. Can she follow? Dottoressa, è stata in grado di seguire questa illustrazione qui alla lavagna? Sì, sì, grazie. Sì. Yes, thank you. Okay. The brain requires something to go inside, detox plus add energy. Quindi per risolvere il problema appunto a livello cerebrale ci vuole sia il processo di disintossicazione, poi il processo di somministrazione appunto di integratori per compensare per quello che è carente. Is she a doctor? Lei è un medico? No, sono una naturopata. No, a naturopath. Okay, I think this will be good enough, but the family also need to detox orally. Allora, questo credo che possa essere sufficiente, però è necessario anche che gli altri componenti della famiglia facciano un processo di disintossicazione con somministrazione di integratori per via orale. Step 4 probiotics. E chiaramente la quarta fase o quarto passaggio è quello di somministrare i probiotici. Molte grazie, grazie. Molte thank grazie. You, thank you. Okay, next Dr. case. Rada. Benissimo, passiamo quindi al caso successivo. Thank you, yes, very fast. Wait, because, allora, next. Luisa l'abbiamo fatta, Alberto l'abbiamo fatta, Luisa l'abbiamo fatta, Mirko l'abbiamo fatta. No, Luisa non l'hai fatta. Ah, allora Luisa. We now have a patient called Luisa. Okay. Allora, condivido, scusate ma c'ho 3,000 cose aperte perché... Non ti invidio, Giorgio. No, no. Sembro, sei multitasking. Eccomi qua. Allora. Good. Vai giù. Make it smaller. Più piccolo. Okay. Some more. Ok. Can go down. Vai. Hold, hold. Okay, next. Go down. Right, Drew. Go down. Go down. Go down. Go down. Go down. 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 Go down. Hold. Okay, go down. Go down. Hold. No, fair, no, no, go fair. Down. Okay, go down. Vai giù. Hold. Go down. Okay, go down. Hold. Go down. Okay, go down. Go down. Go down. Ok, can you go to mineral page? Puoi andare per favore alla pagina dei minerali? Sì, qui se ci può anche indicare questa situazione. Okay. What is the history? Quindi qual è l'anamnesi, la storia di questo paziente anche dal punto di vista delle allergie? Alessandra? Scusami, ma ti avevo mandato tutto, non ce l'hai? Sì, lo vado a riprendere un attimo perché... Comunque la cosa più eclatante è uno shock anafilattico da vaccino influenzale qualche anno fa. Ok, an anaphylactic shock due to an anti-flu vaccine that was performed
inoculated 2 years ago. Ed è anche stata operata per carcinoma mammario bilaterale con mastectomia totale, ma ha 87 anni. This patient is 87 and she also underwent bilateral mastectomy due to breast tumor, bilateral therefore mastectomy and total removal of the breasts. È ipertesa? She is suffers from hypertension. There is all? Tutto qui. Le cose fondamentali che ho presente adesso, sì. Yes, these are sì, hai the detto elements tutto. That I allergia, remember. Ernia iatale, ipertesa, and, stipsi. And also a hiatal hernia. She suffers from constipation and she also suffers from hypertension. So stipsi. These are all, and constipation. Yes, I already mentioned that. Okay, is she a doctor? Lei è medico? Sì, sì. Yes. Okay. They didn't tell me what is the actual problem. Quindi qual è il problema adesso? La signora è venuta perché ha saputo di questo test e voleva avere un approccio diverso alla sua salute. This lady found out about the S-Drive test and she came to visit me because she wanted to know and understand more about her health conditions. So she has no presenting symptoms. Quindi lei non ha sintomi da presentare quando è venuta da lei? No, a parte le cose che ho detto, no. Nothing else besides all the list that I told you earlier. Tell the doctor any deficiency is not equal to a disease. Allora, bisogna ricordare, dottoressa, che una carenza nel report non corrisponde a una patologia. Ok, so the test is very simple. Quindi il test è molto semplice. She has selenium. Abbiamo il selenio. It can be mercury. Che può essere ascritto al mercurio, quindi tossicità da mercurio. Zinc is cadmium. Lo zinco invece corrisponde al cadmio. Ok, this is the two. Then, because a doctor, so I'm actually explaining. Poiché lei è appunto un medico, quindi... Thyroid. Di illustrarlo così. La tiroide T4 to convert to T3 you require selenium. Per convertire da T4 a T3 è necessario selenio e zinco. So she is subclinical hypothyroid. Quindi lei ha un ipotiroidismo subclinico. This is the main thing that she's having, toxic metals, and I think these toxic metals is what may have caused her breast to be removed. Quindi la cosa che emerge del report è appunto quello relativo ai metalli, la sezione relativa ai metalli tossici, e io potrei postulare l'ipotesi che siano questi metalli tossici che poi hanno portato alla mastectomia. So correct her thyroid. Quindi se noi correggiamo la sua tiroide, remove the toxic metals. E eliminiamo i metalli tossici. She'll get more energy. That's e it. Così lei avrà più energia. Questa è l'equazione. Don't do more than that. E non è necessario fare altro. Grazie. Anything else you want to ask me? Bene, spero di aver risposto alla sua domanda, dottoressa. Sì, grazie. Thank you very much. Thank yes. you. Okay. Next patient. Quindi prossimo paziente.
So we have 1 hour to go. Abbiamo ancora un'ora, no, Giorgio? Andiamo avanti. Giorgio? Giorgio is not replying. I already translated your question. You said, let's move on to the next patient, and there is no reply from Giorgio. Giorgio probably is taking a break. Yes, forse. Giorgio non ci sente, vero? Okay, I will play a video. Allora vi faccio vedere un video. Dr. Rada, you completed that patient too quickly, obviously. He was taking advantage. Because I think there's something important we can do. Mm-hmm. Okay. Can you see? This is a young patient. Vedete questa giovane paziente qui a fianco a me? La vedete nell'immagine? Okay. She got abnormal movements. Questa paziente soffre di movimenti anomali. Let's get to know you and your uniqueness. I have created this platform for you to share your story, your insights and your knowledge to everyone. That'll be a fun virtual meeting so that you can share your story to everyone. And we can't wait to see you actually. See you soon. Okay. Quindi avete notato che questa signora stava parlando, comunicava come in una diretta su un social e aveva dei movimenti dalla parte superiore del corpo che abbiamo tutti potuto osservare nel suo linguaggio del corpo. So I'm going to demonstrate how she walks. Adesso vi voglio illustrare come si muove questa paziente quando cammina. Cammina così. Okay. She walks like that. Questa paziente cammina, si muove così. She's 22 years old. Ha 22 anni. She has been investigated by some of the top specialists in Malaysia. Ebbene, è stata sottoposta a visite ed esaminata dai più grandi specialisti della medicina in Malesia. All tests was normal. E tutti i test sono risultati normali. Including MRI. Compreso la risonanza magnetica al cervello. So I've passed on the test to you all. The test name of the patient is... Vi ho inviato il report di questa paziente e il nome del test della paziente è... Yes. Nisa. Can you see Nisa Monyende? Nisa. Vedete okay. Nisa Monyende? Wait a moment, Giorgio, mentre tu eri assente, avevamo chiuso il caso numero 4, il dottor Rada aveva detto passiamo al quinto e adesso sta illustrando il caso di questa sua paziente in Malesia, una signora di 22 anni che ha problemi motori. Ok. Yes. Allora. Mike, you can read because this is my test. Yes. Ok, quindi questo è il test che ho condotto io. Giorgio, se me lo fai vedere lo leggo io, dice il dottor Rada. Andiamo avanti. Okay. È condiviso, sì. Adesso quindi... Not important. Next. Non è importante, vai avanti. Go to vitamins. Andiamo alla pagina delle vitamine, Giorgio. Next. Okay. Vitamine. Okay, she got K2 vitamin E. Quindi c'ha K2 vitamina E. Next. She got sulfur, quindi selenium, potassium and manganese. Vedete, manifesta ed evidenzia zolfo, selenio, potassio, manganese e cromo. Next.
No, cromo no, scusate. No, cromo potassio. No. Potassio, scusate. Can you explain this? Omega 6 deficiency. E qui abbiamo la carenza da omega 3, quindi deficienza, carenza da omega 6, sì. Andiamo avanti. Ok, sulforafane, selenium and vitamin E deficiency. Qui ci sono carenze di sulforafane, selenio e vitamina E. Okay. Glutamic acid, tryptophan, methionine and lysine. E qui abbiamo l'acido glutamico, abbiamo il triptofano e la metionina e la lisina. Okay, no toxic metals, no radiation. Non c'è radiazione e non ci sono metalli tossici. Wow. Mm-hmm. Bacteria, molds and spores and post virus. Abbiamo batteri, post virale e abbiamo muffe e spore. Next. Okay, hold. Can you read this in Italian? Sì, adesso traduco in italiano. Qui c'è latte di capra, latte di pecora, fagioli verdi, ci sono le frutti di mare, insomma, conchiglie. Sarebbero praticamente le vongole, l'arancio, leek adesso mi no, scusi, okay. Cipolla, ciliegie rosse, uva e anatra. Not important, okay. Okay. Put me on the screen. Adesso torniamo al dottor Rada, se possiamo proiettare lui. Okay. One, she developed these symptoms from the age of 6. Ha sviluppato questi sintomi a partire dall'età dei 6 anni. Fine tremors. Quindi è cominciato con tremori anche lievi. Slight difficulty in walking. E difficoltà nella deambulazione. Then over the period of past 6 months her body movement became very like this. E poi si sono accentuati questi movimenti del corpo, della parte superiore e soprattutto del torso, si sono accentuati negli ultimi 6 mesi. Her symptoms have worsened. E i suoi sintomi in generale sono peggiorati. All investigations, including MRI, normal. Tutte le indagini diagnostiche condotte, compreso la risonanza, sono risultate normali. She has fits. E poi ha degli attacchi compulsivi. She's on medications for the fits. A questi fits, questi attacchi insomma quasi epilettici, e quindi è stata sottoposta a farmacoterapia per questi sintomi qui. Okay, so no one could find what is wrong with her. E nessun medico è stato in grado di fare una diagnosi, di capire che cos'è che è il problema. So was referred to me. Quindi è stata riferita a me. So this is what I have done. Ed ecco cosa ho fatto io. We have taken the mother's history before she became pregnant. Sorry, can you repeat the that? The first mistake every doctor makes is not to take a detailed history. Okay, uno dei primi errori che si compiono nel tentativo di diagnosi da parte di un medico è quello di non considerare la storia pregressa del caso. Most doctors around the world, same mistake. E medici in tutto il mondo possono cadere in questo tipo di errore. So we asked the mother whether she had amalgam feeling when she was a
teenage child, when she was teenage. Ebbene, abbiamo chiesto alla madre se c'erano state fatte degli interventi odontoiatrici con delle amalgame quando era in età adolescenziale. She said yes. E la mamma ha risposto sì. Now, after the child has delivered. Oh, this was the mother who had the amalgam. Yes, that's the mother. Ah no, queste amalgame erano sulla mamma, quindi la mamma quando era adolescente ha avuto delle otturazioni fatte con delle amalgame e poi la mamma è rimasta incinta quando... That was 40 years ago. That was 40 years ago. E quindi queste amalgame erano state messe nella mamma 40 anni prima, 40 anni fa. Ok, then... the child had chicken pox at the age of 6 months, 6 years old. All'età di 6 anni la bambina ha avuto il morbillo. That's when the symptoms started. E lì sono cominciati i suoi sintomi. When she's a teenage, she had amalgam done. E quando la bambina è entrata nell'adolescenza, anche lei ha avuto delle otturazioni con delle amalgame. So the S-drive showed selenium deficiency. L'S-drive ha evidenziato una carenza di selenio. Selenium for this lady is equals to mercury. E chiaramente per questa signora il selenio corrisponde a un'intossicazione da mercurio. It has gone into her brain. Che appunto è arrivato al cervello. And here. And the brain stops. One, two, three. In queste zone del suo cervello. And that is causing her to have fits. E questo le porta appunto a questi attacchi quasi epilettici. MRI does not show this. Però la risonanza magnetica non evidenia questo. But S-drive picked up selenium. Mentre l'S-drive evidenzia il selenio. So this mercury must have come from the mother to the womb. Quindi questo mercurio deve essere stato trasmesso dalla madre nel feto. And that is the reason the child has got chickenpox. E questo ha generato anche poi il morbillo nella bambina. So the toxic metals is causing fits. Quindi questi metalli tossici portano a questi attacchi. So if you look at the S-drive report, it shows post-virus. E se ricordate nel report dell'S-drive c'erano tracce di post-virale. So the post-virus can be part of the chickenpox or other infections she had before, like herpes, cytomegalovirus. Quindi, per esempio, quelle tracce di post-virus possono essere dovute o al morbillo o al citomegalovirus oppure all'herpes, che erano altre infezioni virali che la ragazza può aver subito. So the S-drive has showed two indicators that is causing her fits and the dystonia, the body, funny body movement. Quindi l'S-drive ci mostra appunto questi elementi, per esempio il selenio e il post-virale, che possono essere riconducibili alla distonia e a questi attacchi da impulsi compulsivi. The S-drive also shows sulforaphane. L'S-drive evidenzia anche il sulforafano. This comes from broccoli and cabbage. Che deriva dai broccoli, dai cavoli. So let me go through detail to explain how it's protecting the body. Adesso vi illustro il dettaglio di come appunto avviene la tutela nell'organismo. So I'm going to go slow. Andrò piano. Che broccoli,
gives a compound called glucoraphanin. Quindi i broccoli generano un composto che si chiama glucoraphanina. Glucoraphanina che si converte in NRF2. Nuclear factor erythroid derivative 2. Quindi un fattore nucleo reattivo 2. This goes into the cell. Questo entra nella cellula. It goes into the cytoplasma. Entra nel citoplasma della cellula. Converts to it these are the mechanism. Kelp 1 plus NRF2 complex. Questo è il meccanismo, quindi questo si converte poi nel complesso NKEAPL NRF2. This goes into the cell normally every 129 minutes. Questo entra nella cellula mediamente ogni 129 minuti. And then it goes into the nucleus. Poi arriva al nucleo. The complex form is Kelp 1. Il complesso NRF diventa Keople complex plus NRF2 ARE più l'ARE. Antioxidant response elements. Elementi di risposta antiossidanti. So when there is very high oxidation. Quindi quando c'è un elevato tasso di ossidazione. This goes every 80 minutes. Questo si replica, si manifesta ogni 80 minuti. Okay. So now this can penetrate the blood-brain barrier. A questo punto, quindi, qui si supera la barriera sangue-cervello. So it is ran short because it's trying to protect the brain. Praticamente è un meccanismo che si manifesta per proteggere il cervello. This is part of sulforaphane. E questo fa parte del sulforafano. So this is got two major functions. Questo ha due funzioni primarie. Number one, very powerful antioxidant. Primo, un antiossidante molto potente. Prevents cancer. Previene il cancro. So this is trying to protect her brain. Quindi c'è un tentativo dell'organismo di proteggere il cervello. Because of mercury. E questo dall'attacco del mercurio. So come the causa test, è il mercurio. So it is not the S drive, it's the intelligence it's showing. Quindi qui non è l'S drive, ma è l'intelligenza che esprime l'S drive. So this is three-dimensional. Quindi il processo, il fenomeno è tridimensionale. Blood test is two-dimensional. Mentre invece il prelievo del sangue come test è bidimensionale. Qui abbiamo un test che è tridimensionale. So I get a lot of cases not cured by medical the medical management. A me arrivano molti casi dove la medicina tradizionale, con i suoi strumenti, insomma, non ha trovato risposte. So I'm able to decode many, many cases that cannot be solved by medical using S-drive only. Quindi io sono in grado di decodificare molti casi che sono rimasti dei dilemma con gli approcci tradizionali grazie al S-Drive. Okay, did anybody follow what I'm trying to tell?
Allora, mi avete seguito nella logica che ho seguito per illustrare questo caso e la decodificazione di questo test? Yes, thank you very much, Radha. Next case is yours. Quindi il prossimo caso, siamo al quinto, il vostro quinto caso. We have around 45 minutes, we can do the three tests. Abbiamo 45 minuti, possiamo fare ancora tre test. Do you have any scusate, more mi date una mano da voi che siete collegati. Quale test per piacere? Alessandra, ci sei? Ci sono. Abbiamo fatto tutti i tuoi. Chi manca? Mi ha anche salutato. Ma io sono arrivata, l'ho visto lì seduto, no? Sì, per piacere il... Poi per ho piacere visto che era stato, chat, si stava prendendo un po' il bambino, ho detto starà per prendendo piacere, un po' di soldi, per piacere l'audio. If not, we'll go to the next of my test. Dimmi Alessandro. Manca Alberto. Alberto, ok, vado. Avi pazienza, ma... Alberto. Che è il primo, che avevo il primo. Ok, allora, Alberto, condivido. So Giorgio is now sharing this patient's test. The name is Alberto. Allora. Paul. Spelled. Ok, next. Next, 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 next. Next, hold. Okay, next. Hold. Okay, next. Hold. Next. This person is a diabetic. Questo paziente è affetto da diabete, giusto? No. Yes, sir. Okay. No. Pre-diabetic. No. Pre-diabetico. Next. Okay, next. Okay, next. Next. Ok, go back to mineral page, please. Torniamo alla pagina dei minerali, per favore, Giorgio. Ok, what is the history? Quindi qual è la storia di questo paziente? Te la dico subito, aspetta. Mi avevi mandato... Sono qui, Giorgio, ha 27 anni. 27 years of age. Ha avuto negli ultimi 10 anni dolori addominali molto forti, diarrea, vomito. Very strong stomach pain over the past 10 years, diarrhea, vomit. È stata riscontrata un'allergia al nickel. Nickel allergy was detected. Ed è in cura presso un ospedale per l'allergia al nickel, che significa... Gli hanno tolto praticamente tutto il cibo e gli danno dei farmaci che però... perché lui ha, scusa, delle manifestazioni cutanee anche, piuttosto forti, degli edemi. Ok, he's actually now under therapy with a hospital for the nickel detox and they have put him off food totally. He's fasting and taking drugs, and also one of the symptoms he has is rashes, skin rashes. 20 years old. 27 years old. Okay, can you put me back on the main screen?
Portiamo di nuovo il dottor Rada sullo schermo principale. Yes. Does he smoke? Fuma questo paziente? No. No. Okay. Can I decode for you? Mi autorizzate quindi a fare la decodifica del test? Yes. Okay. Zinc has got five functions. Allora, ci sono cinque opzioni per quanto riguarda lo zinco. Il primo. Immunity. L'immunità, cioè l'immunologia. For intestine health. Lo zinco è importante anche per la salute intestinale, quindi importante per il sistema immunologico, per la salute intestinale. For diabetes, to reduce diabetes. Per ridurre la iperglicemia, quindi il diabete. For thyroid. E sulla tiroide. And it also means that he has got cadmium. A kiveszem én is behozom. Toxicity. A másik sóskát akkor. E significa anche che c'è una tossicità da cadmio. So his present symptoms is appearing here and it could be because of this. E quindi è l'intossicazione da cadmio che potrebbe avere l'effetto intestinale di cui lei parlava, insomma, lei citava diarrea e dolore allo stomaco. Second decoding. Adesso, questa è la prima parte di questa interpretazione o decodifica che stiamo facendo, la seconda parte è questa. Methionine converts to... La metionina si converte in omocisteina. And this can convert to methionine. E a sua volta la omocisteina si converte in metionina. This patient has got betaine deficiency. Questo paziente ha carenze di betano. And he has got vitamin B12 deficiency. Ha anche carenze di vitamina B12. So this cannot change to this, this one cannot change to this. E a causa di queste carenze la metionina non si può trasformare in omocisteina e viceversa. So this is fatty liver. E tutto questo avviene a livello del fegato e quindi genera un fegato grasso. Does he take alcohol? E consuma alcol questo paziente? No. No. Okay. No matter what, this is what I see. Ebbene, questo è quello che io vedo, io riscontro questo nel test. Toxic metal is cadmium. La fonte primaria di questo è il cadmio che risulta nel test essere il metallo pesante. It comes three ways. E si manifesta in tre maniere il cadmio. He's either a smoker. O è un fumatore il paziente. Second, he could be a secondary smoker. Oppure potrebbe essere fumatore secondario. Third is he could be a third hand smoker. Oppure terzo potrebbe essere un fumatore terziario. That means somebody has smoked and left ashes, he touched it. Questo vuol dire che è circondato da persone che fumano, lasciano nelle ceneriere, insomma, la cenere e lui le abbia toccate le ceneri. So he has got absorbed through the skin. E quindi, per esempio, potrebbe aver assorbito la tossicità del fumo attraverso la cute, toccando magari i posaceneri. So six common toxic metals in the body. Ora ci sono sei metalli tossici comuni nell'organismo. Number one, mercury. Primo, il mercurio. Cadmium. Il cadmio. Aluminium. L'alluminio. Lead. Il piombo. Arsenic. L'arsenico. Nickel. E il nickel.
So he has got nickel toxicity plus cadmium toxicity. Quindi lui ha un'intossicazione da nickel e inoltre anche da cadmio. So remove by detox. Quindi è necessario rimuovere questi metalli pesanti attraverso un processo di disintossicazione. Step two, give probiotics. Il secondo passaggio è quello di somministrare probiotici. Step three, correct the liver. E tre, intervenire per correggere la funzionalità del fegato. Is he okay with it? Dottoressa, dottore, è d'accordo oppure è chiaro quello che ho detto? Absolutely. Thank you very much. Sì, assolutamente. Hold on, hold on, hold on. Is there a family history of diabetes? Ora, c'è un caso, ci sono casi di diabete in famiglia? I genitori no, non so dei nonni. The parents are not affected by diabetes, but I don't know about the grandparents. Okay, next case. Thank you okay. So much. Grazie, grazie dottoressa. Passiamo quindi al prossimo caso, che sarebbe il caso numero 6, Giorgio. Yes. Wow. Allora, andiamo al caso. Luisa l'abbiamo fatto, Mirko l'abbiamo fatto, Viti, Ciampanella, andiamo a Floramo. So we come to a case of a patient called Floramo. È di Marta Ciani. And the doctor is... Marta Ciani è il paziente o il... No, 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 Marta Ciani è la dottoressa. So the doctor is Martha Ciani. Però Marta aveva dei problemi e mi ha detto di fargli, insomma, di fargli interpretare questo caso, se è possibile. Martha is unfortunately not present, but she asked for this case to be interpreted. So, Dr. Rada, would you like to proceed? No problem, continue. Sì, non c'è problema, continuiamo. Sì, sì. Il sistema adrenergico, vedete qua, ancora, vado giù? Ah no, non l'ho condiviso, sorry. Okay. So Giorgio has the report, but he's not sharing it yet, so he's doing it now. Okay, hold. Fermo. Okay, next. Okay, vai. Go down. Down. Non abbiamo molte informazioni di questo report del paziente, però voleva sapere da down. Questo report cosa si può evincere. Okay, we don't have the physician here present, so we don't have much more to add on this patient. We don't know anything about this patient. Therefore, all we have is this S-Drive report. Okay, do you still want me to translate without the history? Volete che io faccia la decodifica yes. Anche senza averne l'anamnesi e tutto yes. Il caso? Yes, please. Okay. Yes, next. Please. Next. We don't have much time. Non abbiamo molto tempo, okay. Quindi andiamo veloce. Oh. Fermo. Okay, next. Avanti. Next. Avanti. Oh. Next. 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 Hold. Next. 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 Okay, let's go back to mineral page. Torniamo alla pagina dei minerali, Giorgio. Okay. Okay, this person is having
D3, something to do with hypertension. Questo paziente ha qualcosa relativo all'ipertensione. But before that, let me show you. Però prima di entrare su questo tema, can you put the screen? Per favore, puoi proiettare il mio schermo, cioè la mia lavagna. Of course. Okay, D3, she has D3 deficiency. This can be bone. C'è una carenza di vitamina D3 e questo low, può essere low immunity. Questo potrebbe essere dovuto alle ossa, a una bassa capacità immunitaria. It protects against cancer. La vitamina D3 protegge contro i tumori, reduces, cancro. Reduces diabetes. Riduce diabete. Reduces hypertension. E riduce l'ipertensione. So this is one. E questa è una delle considerazioni. Okay, second is she got magnesium deficiency. Questa paziente ha anche una carenza di magnesio. It helps to reduce high blood pressure. E riduce anche la pressione del sangue. And it's also good for bone. E fa bene alle ossa. It's also good for brain. E fa bene anche al cervello. Okay, hold. Fungus produces ethanol. I funghi determinano l'etanolo, l'acido urico, ammonia e l'ammoniaca. So to remove these you also require magnesium. Per eliminare l'etanolo, l'acido urico e l'ammoniaca è necessario il magnesio. So this person may be having joint pains. Quindi magari questa persona, per esempio, ha problemi alle articolazioni, dolori articolari. Fungus is depleting, causing uric acid and magnesium deficiency. Perché appunto i funghi determinano acido urico e quindi carenze di magnesio. Ok, so second. The other one is radiation. Il secondo fattore, il terzo fattore di questa decodifica è quello relativo alle radiazioni. It has got two effects, direct effect. Ora, la radiazione ha due effetti, un effetto diretto indirect effect. E un effetto indiretto. Direct is like X-rays. Ora, l'effetto diretto chiaramente è determinato per esempio dalle radiografie. CT scan. Oppure dalla TAC. Indirect means la radiazione per via indiretta invece from uranium, deriva dall'uranio. And the last product of the breakdown. E l'ultimo prodotto della scomposizione, decomposizione dell'uranio è il rame. Scusate, il piombo. Il piombo. Ok, So this person, quindi questo paziente, questa paziente, lead deposit in the bones, riscontra depositi di piombo nelle ossa, displaces calcium, che chiaramente sloggiano il calcio, cioè calcium goes and deposits there, maldiscono il calcio, heart, che poi ha un effetto sul cuore. Okay, so it's again the heart. Okay, so if I put together. Quindi se noi mettiamo insieme tutti questi fattori, questi capitoli. This is without history and it's wrong.
E questo è senza avere però un caso clinico, senza sapere quali sono le condizioni cliniche di questo paziente. Quindi stiamo commettendo un grave errore nel fare questo. Magnesium is hard. Perché il magnesio è correlato al cuore. What is the other deficiency? L'altra carenza era... era la vitamina D3 e questo è correlato al cuore pure. Ok, one more is there. E poi c'era lo zinco, il sulfur, il selenio. Zinc, sulfur and selenium. Selenium is also for heart. Il selenio pure è correlato o è importante per il cuore. So if you have more than 3 or 4. Quindi se ne abbiamo più di 3 o 4 di queste caratteristiche, di queste carenze, di queste... In questo caso, so the heart is at risk. A questo punto ci sono dei rischi per il cuore. But the root cause is... Ma la causa alla radice... Mercury toxicity. È la tossicità da mercurio. Lead toxics. E tossicità da piombo. This is what I see. Questo è quello che vedo nel report. Okay, we are done with the test. Quindi abbiamo finito. Without this tea, it's going to be challenging. Ora, chiaramente, senza avere un'anamnesi, senza avere una storia del paziente, è un problema, una difficoltà enorme. Facciamo il tuo, uno dei tuoi, facciamo Alia Zeneldin. Posso fare prima una domanda, certo, Giorgio? Certo. There's a question, Dr. Rada. A riguardo delle radiazioni, quindi la faccio in italiano, poi mi traduce Mike, a riguardo delle radiazioni, siccome anche oggi ha parlato del danno diretto e danno indiretto, e di nuovo nel danno indiretto ha parlato soltanto del decadimento dei metalli radioattivi. Sì. Però noi nell'S-Drive abbiamo tutte le fasce di intossicazione, tra virgolette, da radiazioni, che sono da cellulare, da computer, come interpretiamo quel tipo di messaggio che ci arriva dall'S-Drive, visto che ci specifica la fonte di radiazione? Non so se è chiara la domanda, Mike. Sì, chiara, sì. Okay, so the question is the following. Speaking of radiation, you discussed and illustrated the direct and indirect forms of radiation, and with regard to the indirect forms, you mentioned the breakdown of the minerals you illustrated with uranium in particular that breaks down to lead. Now, in the S-Drive, though, when we get the report and the section on radiation, we're also given the sources of radiation, for instance, mobile, yes, computers, and blah, blah, blah. So how can we interpret the S-Drive when it comes to radiation, and when we bring together these two ideas of direct, indirect, and then what the S-Drive tells us in detail with regard to the different sources that it identifies? Okay, we have to work backwards. Allora, dobbiamo procedere a ritroso. We cannot go into a medical line because radiation does not come from mobile. Ora, la radiazione non deriva dal cellulare. Radiation can come from old lamps, like tungsten. La radiazione può derivare anche, per esempio, dalle lampadine, dal tungsteno che c'è nelle lampadine. Okay, we're asking a direct or indirect radiation. Ora, qui di cosa stiamo parlando? Di radiazioni dirette o indirette? Infatti qua c'era un discorso di radiazioni, allora quello può essere legato a telluriche oppure radiografie oppure decadimento, e probabilmente ci sono due aspetti. Quando parla di radiazioni, nel rosso è ambiente o altre radiazioni tipo TAC, risonanze magnetiche. Quando invece andiamo sul blu, quindi campi elettromagnetici,
lì è discorso di telefonini, computer, wifi, eccetera, eccetera, e faremo un evento specifico su quello, come sapete, il 16 maggio. Ok, in the S-Drive report, the radiations are indicated in red when they come from the environment, blue when they come from electric magnetic fields. But anyway, we're going to go into details on this subject when we have the meeting on the 16th of May. And okay, one of the things that happens is the one of the breakdown components, radon. Uno dei componenti della scomposizione dell'uranio è il radon. Underneath the house, your soil can be contaminated. Il radon potrebbe aver contaminato il terreno e quindi si trova sotto la casa. Sometimes building materials are there. Building materials are Oppure radiation. Talvolta sono i componenti del fabbricato a contenere radiazione. So we cannot make diagnosis based on S-drive. We have to go backwards little by little and find out what you're exposed to. Quindi non possiamo fare questo tipo di diagnosi solo con l'S-drive. Quando parliamo di radiazione dobbiamo, come dicevo prima, procedere a ritroso. Dobbiamo andare a vedere quali possono essere state le esposizioni da tutte queste fonti che abbiamo qui velocemente illustrato. Rule number one. La prima regola. Handphone does not cause radiation, it causes electromagnetic frequency. Allora, il cellulare non provoca radiazione, provoca frequenze elettromagnetiche. Yes, Radha, you have in front the doctor, his specific experience and speak about this problem. Okay, so about electromagnetic frequency. Yes, there's a doctor that's going to be discussing about these topics. Thank you very much. So thank you, Dr. Radha. Thank you very much. Dr. Jan? Yes. Ian, you have any more cases or you're to finish? Avete altre domande? Yes. Abbiamo finito con quel caso, possiamo passare al caso successivo, cosa facciamo? Yes, Ian Lyons, are you with us? Yes. Yes, I am indeed. I was trying to, I was talking, but thank forgot you. To unmute. Sì, thank sì, stavo parlando, però avevo dimenticato di accendere il microfono, Giorgio, ci sono. Thank you. You can explain your vision for electromagnetic and so and yes, I think put him on the screen, please. Put him on the screen. Vediamo Ian, vogliamo vedere Ian in schermo. Dice il dottor Radha. Ian? Yes? You've been asked by Dr. Radha to switch on your video, your camera. Okay, I will do. Okay. Give me, I'll do that. It's yes. On now. Unfortunately, main screen, main screen. Unfortunately for you guys. Sì, ho acceso il video purtroppo per voi. Dice Ian con il suo bellissimo senso dell'umorismo inglese. Dr. Radha, thank you. I've been here for 3 hours and some of the things I haven't heard you talk before about. Well done, my brother. Dottor Radha, grazie. Sono qui in ascolto da 3 ore. Fratello mio, ho ascoltato e sentito cose che in effetti non avevo mai sentito. Put on the screen. So I just say a little bit of something about electromagnetic frequencies. Quindi voglio parlare brevemente appunto sulle frequenze elettromagnetiche. Screen. And it's quite important, but I will simplify it. We can have a long discussion about this on another conference.
Certo, la discussione potrebbe essere molto estesa e potremmo farlo anche ad un altro incontro. Qui cercherò di essere breve, conciso e semplice. Let me ask a question and make a statement. Quindi vi faccio una domanda e faccio anche un'affermazione. Are you all aware that the world spins anti-clockwise? Siamo tutti consapevoli che il mondo ha una rotazione, come dire, anti-orario? Sì. And it was true when Rome ruled the world, and it is true now that Donald Trump does not rule the world. Era vero quando regnava l'impero romano ed è vero anche oggi quando Donald Trump non regna più nel mondo. All the cells in your body spin anti-clockwise, all of them. Tutte le cellule del nostro corpo infatti hanno una rotazione anti-orario, tutte. If you're healthy. Se siamo sani. Everything that Donald Trump and men do, tutto quello che fa Donald Trump e gli altri uomini, men make things that make water and your cells spin clockwise. Questi uomini o alcuni uomini producono cose o fanno cose che fanno ruotare l'acqua delle cellule in senso orario. So often the food and the water and your coffee and the drink that you're consuming. Quindi spesso quello che consumiamo, l'acqua, il caffè, quello che beviamo. Because they were influenced by man and manufacturing. Proprio perché sono il frutto del manufatto, dell'uomo e dalla produzione. They cause your cells to either slow down or start to spin clockwise. Provocano appunto alle cellule la rotazione cellulare che è antiorario o di rallentare la rotazione oppure di invertire quella rotazione. When Rome was really healthy, quando Roma era veramente sana, most of the ladies and men were very strong. Molti degli uomini e delle donne nell'antica Roma erano forti. Because they walked around in bare feet. Perché andavano in giro a piedi scalzi. It's called grounding. E questo si chiama essere, come dire, radicati nella terra. Earthing. Appunto, earthing, grounding, quindi essere radicati. The resonance from the earth make your cells remember to spin anti-clockwise like the world. Infatti la risonanza che viene dalla terra quando siamo radicati, questo ricorda alle nostre cellule di ruotare in senso antiorario, così come ruota il nostro pianeta. So if you can't walk around in your bare feet all day, quindi se non potete andare in giro tutti i giorni a piedi scalzi, and you can't pour the liquid onto the ground, e non potete versare liquido sul terreno, you need to stick something on the back of your phone, devi mettere qualcosa sul retro del tuo telefono, or have something close to your drinking and food that will cause the cells to spin the normal way. Devi porre qualcosa vicino ai tuoi alimenti e alle tue bevande che generi o imprima o aiuta ad imprimere una rotazione in senso antiorario alle tue cellule. It's the modern way of grounding. You don't have to walk in your bare feet. Questo è il modo moderno di radicarci al terreno, non c'è più bisogno di camminare a piedi scalzi. But don't tell Donald Trump. Però per favore non informate di questo Donald Trump. Thank you very much. Grazie. Thank you. Next. Allora, ok, thank you very much. Noi one more test.
Yes. Abbiamo yes. tempo forse per un caso, ancora un test. Sì, ancora uno o due, sì, sì. Yes, allora. One or two, if we can. Sì, George. Fino alle 12:30 abbiamo tempo. Allora. We have time until 12:30. Radha, Dr. Radha. Dr. Radha. Yes, I can see you. Which is the next? Alia, Zeneldin, or Aziza? Is it Alia Zeldin or Aziza? Misha? Aziza, Giorgio Aziza, il prossimo. A Z E E. A Z E E. A Z E E. No, io ho Faezza. I have Faiza. Oh, Faiza, Faiza, sorry, Faiza. Faiza, Faiza, giusto, Faiza. Sì, sì, okay. Sì, ho sbagliato, Faiza. No, già l'inglese sono come, sono rimbambito, figurati. Allora, allora condividi. Questo okay. è il settimo caso, giusto? Ok. Yes. Let me give a history. Adesso io può, 24 years old. Questo è un paziente di 24 anni. Don't turn the test. Hold first. Non, 24 years non andare old. Avanti col okay. test. Fermati. Okay. 24 years old lady. Questa è una donna di 24 anni. Dentist by profession. E la professione è odontoiatra. She was having these pins and needles on her, both the hands. Lei aveva formicolio su tutte e due le mani. 4 years. Per 4 anni. And past 6 months it has increased. E negli ultimi 6 mesi questo sintomo è aumentato. Because she's a doctor. Poiché è un medico. She has been investigated thoroughly. Chiaramente è stata sottoposta a tante indagini diagnostiche, including MRI, compresa la risonanza magnetica, and they could not find any problem. E non hanno riscontrato alcun problema. And she came with her elder sister. È venuta da me con la sua sorella maggiore, who is a medical doctor, che è anche la medico. Okay. All investigations normal, including MRI, was normal. Tutti gli esami diagnostici normali, compreso la risonanza magnetica. Okay. So the S drive reveals. Cosa rivela l'S drive? So you read the food restriction there: poppy seeds, garlic, sheep milk, hazelnut, alcohol. Quindi vedete quali sono le restrizioni alimentari. Mm? C'è l'alcol, ci sono delle le noccioline. Ok. Finished? Okay. Ok. Go down, go down, go down. Vai giù, per favore. Under vitamins, go down under vitamins. Ancora, andiamo alle vitamine. Ok. You have vitamin E, inositol, vitamin A and B. Allora abbiamo vitamina E, abbiamo inositol, abbiamo vitamina A1 e vitamina B3. Ok, next, minerals. Andiamo ai minerali. No deficiencies. Qui non vediamo alcuna carenza nel settore dei minerali. Omega 3 and omega 6 deficiency. C'è una carenza però per l'omega 3 e gli omega 6. Ok, vitamin C and flavonoids. Poi c'è vitamina C e flavonoidi. Uh,
Citrulline deficiency, histidine deficiency, alanine and aspartic deficiency. Allora, c'è carenze qui di citrullina, di istidina, alazina e acido aspartico. Ok, next. Andiamo avanti. Toxic metals. Metalli tossici. Batteria. Batteri. You already read this. So, allora, questi li avete già visti, che erano appunto le restrizioni alimentari. Vedete? Can you go back to toxic metals page? Torniamo un attimo alla pagina dei metalli tossici. Her root cause of a problem is toxic metals. Quindi qui siamo, se vogliamo, alla fonte, alla causa radicale dei suoi problemi, che sono i metalli tossici. These toxic metals have gone into her brain. Questi metalli tossici sono arrivati al cervello. Question is, how did it go into the brain? Quindi la domanda è, come sono arrivati al cervello? So, can you put my screen? I show you. Per favore, proiettiamo il mio schermo e vi faccio vedere un breve video. Me, facing me. Ok. Me on the screen. Voglio vedere me sullo schermo. Aspetta. Ok. You are... No. Giorgio is coming up. Giorgio, vedo te. Allora, aspetta, Rada. Dr. Rada. No, Mike is coming up. Adesso ci sono io, pare. Ok, now? No. Com'è possibile qua che... vista galleria... Okay. Can you see the video? Okay. Allora, vedete questo video? Adesso vi mostro questo video. Don't need to translate, just watch the video. Ok, non c'è bisogno di traduzione. Osservate, guardate questo video. Is trapped within the matrix of the amalgam. And so therefore we're trying to visualize here and prove the fact that there's a significant amount that comes off during the mixing, during the packing, and then we have some teeth with the amalgam that's been set for a while, and we're going to be removing that with a high-speed dental drill in order to visualize how much vapor comes off during that procedure as well. The American Dental Association has made the argument that mercury is fixed in amalgam fillings and it doesn't come out easily. And what this research that we're doing here visually shows is that when you drill on an amalgam filling, that dramatically exposes the patient and the dentist and the dental technician to huge amounts of mercury vapor that enters the body. It's even worse than what they imagined. 2,483 micrograms per cubic meter. And I've never seen levels of mercury this high. That's pretty much unheard of in any type of work environment. Okay, Mike? Yes. So what we showed is that when she's doing the dental procedure from the amalgam, because it's coming in the vapor, she's breathing it. Allora, quello che illustrava quel video è questo. Nella sua professione di odontoiatra, quando lei fa l'otturazione con l'amalgama che contiene mercurio, c'è una vaporizzazione del mercurio che lei respira. So it has directly lost into her brain. E questo mercurio è andato ad insediarsi nel cervello. And is damaging her nerves. E questo procura danno ai suoi nervi. So all tests, including MRI, was normal. Tutti i test diagnostici, compreso la risonanza magnetica, sono risultati normali. And before with the test, I told this is mercury toxicity. Prima avevo evidenziato nel report appunto la tossicità da mercurio. So we don't need so many indicators to go each one of the indicators in S-Drive. If you can pick up root cause.
Quindi non è necessario andare a rilevare o a leggere tutti gli indicatori di un report dell'S-Drive, bisogna andare alla ricerca della causa, della fonte radicale. And now they are taking treatment, detoxing. E adesso questa paziente è sottoposta a terapie di disintossicazione. Ok, so my test is finished. I got one more test I've sent you. E quindi questo è, questa è la conclusione di questo test. Abbiamo ancora un test che io ti ho inviato, che le ho inviato, Giorgio. Giorgio, c'è un altro test, quindi il settimo è finito, siamo arrivati all'ottavo. Sorry, my phone is closed. Yes, Nisha? We have yes, Nisha. Yes, yes. Okay, wait a moment. Nisha, okay, I share with you. Okay. Don't change anything first. Or no, Nisha is done. Sorry, Nisha, we are finished. Nisha l'abbiamo già fatto. Hold on, I'll tell you what's the other test. Aspetta. No, Nisha l'abbiamo già fatto, adesso Faezza. Alia. No. Hold on. This one aspetta, wait. Zenialdin. Eccolo qua. Yes. Okay. I'll tell you the history. Allora, adesso quindi abbiamo Alia Zeraldin e vi racconto il caso. Oh. She is a 71 years old lady. È una donna, una signora di 71 anni. She is on several painkillers. E le vengono somministrati appunto medicamenti antidolorifici. Analgesici, quindi è affetta da diabete. Her knees have been operated. È stata operata alle ginocchia. And she had pancreatic cancer operated. Ha avuto un cancro pancreatico ed è stata operata. Okay, so this report has been sent to me for decoding. Poi mi hanno inviato questo report perché io lo decodificassi. Ok. Can you go now? Can you go up? Possiamo andare su? Torna su. Down. No, giù. Chiede scusa. Ok. You stop here. So you can see you have a gut microbial immune protein synthesis and metabolism. Quindi come vedete qui abbiamo appunto interessato l'intestino, l'equilibrio microbiale, sintesi proteica e il metabolismo degli acidi grassi. Okay, go to the gut page. Andiamo alla pagina dell'intestino. No. Above. No, you're going down. No, stai andando troppo giù, Giorgio. Forse su. Dobbiamo tornare indietro. Dobbiamo tornare su. Siamo a pagina 3. La pagina dell'intestino è pagina 3. Ok. Ok, qui. This is gut page. No, questa è la pagina sull'intestino. Ok, no secret, gut page, yes. Okay, can you see that the person is exposed to electromagnetic frequency? Vedete che cysteine, betaine, microbial, zinc, selenium. Perfetto, qui da questa pagina vediamo che questa paziente è esposta a come dire, frequenze elettromagnetiche, quindi è sensibile alle frequenze elettromagnetiche, poi c'è sensibilità per quanto riguarda i componenti nutrizionali alla cisteina, al sulforafano,
poi c'è il bitene, l'equilibrio microbico è uno dei sistemi di supporto che sono carenti, poi c'è lo zinco e il selenio. This page is developed by me. E questa pagina, appunto, l'ho predisposta io per il report dell'S-Drive. So now we're going to show the intelligence behind this chart. Adesso quindi, visto che ho elaborato io questa tabella, vi voglio mostrare qual è, se vogliamo, l'intelligenza che soggiace, che sta a monte di questa tabella. Ok, go to electromagnetic frequency. Andiamo alla sezione che si occupa delle frequenze elettromagnetiche. Okay. Now she got a lot of electromagnetic frequency which is disturbing her sleep. Vedete, qui sono stati evidenziati più di uno, sono quattro addirittura, quelle che sono le frequenze elettromagnetiche, le fonti di frequenze elettromagnetiche che disturbano il suo sonno. She cannot sleep because of this. Non è in grado di dormire a causa di queste frequenze. 50 megahertz is coming from the sockets. Hertz derivano appunto dalle prese di corrente elettrica che ha in casa. Okay. Let's go to the mineral page. Andiamo adesso alla pagina dei minerali. Okay, hold. You got bit. No. Okay, mineral, go to mineral page before. La pagina precedente, minerali. Yes. Okay, she has got betaine deficiency, vitamin A, vitamin B9. Diciamo la pagina delle vitamine e quindi le carenze sono del betano, vitamina A1, vitamina B2 e vitamina B9. Ok, next page. Andiamo alla pagina successiva. Oh, she got zinc deficiency, sulfur deficiency, selenium deficiency and manganese. E manifesta carenze di zinco, zolfo, selenio e manganese. Next. Andiamo avanti. No deficiencies in the fatty acids. Non ci sono carenze per quanto riguarda la categoria degli acidi grassi. Ok. And the antioxidant, she has got zinc deficiency, sulforaphane deficiency, selenium deficiency and flavonoids. E per quanto riguarda le carenze nel settore degli antiossidanti, abbiamo lo zinco, il sulforafano, il selenio e i flavonoidi. Ok, next. Andiamo avanti. So glycine, cysteine, lysine and phenylalanine. Qui abbiamo la glicina, la cisteina, la fenilalanina e la lisina. Ok, next. She got toxic metals. Metalli tossici qui sono evidenziati. Next. She got virus. E qui vediamo virus. Next. Avanti. Okay, hold. Can you see wine there? Wine. Vedete qui il vino? Okay, let me decode, go back to my screen. Adesso torniamo al mio schermo. Così posso illustrare la lavagna e fare la decodifica del test. Giorgio? Giorgio, il dottor Rada chiede di tornare, ecco, alla sua immagine. Perfetto. So I'm going to draw on the whiteboard, yes, to explain.
Adesso, come di consueto, disegnerò e illustrerò qui sulla lavagna i processi. With your name, converts to homocysteine. Quindi la metionina si converte in omocisteina. She requires betaine. Che per convertire ha bisogno del betano. B12, B9. E ha bisogno del vitamina B12 e della vitamina B9. She has B9 deficiency and betaine deficiency. Lei ha una appunto carenza sia di vitamina B9 e di betano. It also converts to cystathionine. L'omocisteina si converte in cistationina. It converts to cysteine. Che a sua volta si converte in cisteina. She converts to glutamine. Che si converte a sua volta in glutamina. She has this cysteine deficiency. Quindi c'è la carenza di cisteina. She has got B9 deficiency. Carenza di. She got betaine deficiency. B9 e betaine. She got sulfur. Sulfur comes from. E anche lo zolfo. E lo zolfo ha contenuto di zolfo che deriva dalla metionina. Comes from cysteine. E dalla cisteina. This is required for bone. This is required for bone. E lo zolfo è necessario per le ossa. So the whole thing is in the liver. Quindi tutto a questo punto si manifesta a livello del fegato. She got fatty liver. Ha steatosi. And all this is affected by mercury. Tutto questo è l'effetto del mercurio. Okay. So the main problem number one is mercury toxicity. Quindi il suo problema radicale, il problema numero uno, è la tossicità da mercurio, l'intossicazione da mercurio. May have caused her to have pancreatic cancer. E questo potrebbe aver condotto al tumore pancreatico. Her second problem is also, so they have to, well, the other problem is... her bones have been destroyed by mercury. Le ossa anche sono state distrutte dal mercurio. So all this is for bones, so it's destroying her bones. Quindi tutto questo contribuisce al deterioramento delle ossa. Just hold, let me check the report again. I have my that report, hold on. Credo che questo è quanto, però permettetemi un istante di ritornare al report per controllare se non ci sono altre cose da aggiungere. Oh yes. Sulforaphane. The second cause is sulforaphane. La seconda causa o fonte è il sulforofano. It protects against pancreatic cancer. Che protegge contro il cancro pancreatico. So she had a pancreatic cancer problem and toxic metals. Quindi lei ha avuto un problema di cancro al pancreas generato da questa carenza di sulforofano e poi aveva il problema del metallo pesante. So the zinc is addressing her diabetes. Lo zinco serve appunto per gestire il suo diabete. And because she's 71 years old, I'm a little bit slow in managing her. E poiché ha 71 anni, io sono un po' lento nel gestire questo paziente. So I'm in a process of reversing diabetes. Io infatti sono nel corso del invertire il suo diabete.
Okay, is there any other questions that anybody wants to show? Ora, a questo punto ho chiuso con questo caso. Ci sono altre domande? Se avete qualche domanda, perché il dottor Rada poi deve terminare perché ha i suoi impegni, e quindi se qualcuno di voi vuole fare qualche domanda, una o due domande, siamo a disposizione. Giorgio? Sì. In questo caso, quindi, il dottor Rada valuta lo zinco solo in relazione al pancreas e non in relazione, ad esempio, anche alla presenza di cadmio? Dr. Rada, do you consider zinc only in relation to the pancreas and not in relation to the cadmium? It has got five at least known conditions. Ci sono almeno cinque condizioni conosciute. Number one. Primo. For hair. Per i capelli. Number two. Immunity. Per il sistema immunologico. Number three is for intestinal villus. E tre è per il rilascio intestinale. Is required for thyroid. E lo zinco è richiesto anche per la tiroide. Then is toxic metals cadmium. E poi arrivano i metalli tossici o il metallo tossico. Six cadmio. Is diabetes. E sei è il diabete. So for zinc and diabetes I will show you. E adesso vi mostro la correlazione tra lo zinco e il diabete. Quindi lo zinco è necessario anche per combattere il diabete. Chiedi anche se anche il cromo è possibile. Dr. Rada, yeah. Yes. Is chromium too also? Yes, I'll show the chromium also for you. Sì, adesso illustro anche per il cromo. So this is the stomach. Quindi qui disegno lo stomaco. You're taking food. Quindi noi assimiliamo gli alimenti. Assumiamo gli alimenti e il glucosio viene convertito. So now you have glucose here. Il glucosio non viene convertito, va nell'intestino il glucosio. Intestino, ok. And then it goes into the blood vessel. E chiaramente entra poi nei vasi sanguigni. So you have glucose, 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 glucose. Quindi abbiamo glucosio nel sangue. Now glucose causes release of insulin. Il glucosio genera il rilascio dell'insulina. And for insulin to come out from pancreas, it requires zinc. E affinché l'insulina esca dal pancreas, venga prodotta secretata dal pancreas, ci vuole lo zinco. So, doctors will test the sugar. Quindi poi finger, si fa l'esame del sangue. And they find high glucose, they start on medication. Chiaramente il medico vede che c'è l'iperglicemia e sottopone il paziente a farmaci ipoglicemici. If you give zinc, it reduces the sugar. Se noi somministriamo zinco, riduce il glucosio nel sangue. So this is one, two, three, four. Quindi qui abbiamo uno, due, tre, quattro passaggi. So glucose needs to be stored in the liver. Il glucosio viene immagazzinato nel fegato. Glucose is stored as glucose to glycogen. It's stored as glycogen. E glicogeno nel fegato. If glucosio. Too much of glycogen, it converts to fats. Se abbiamo troppo glicogeno nel fegato, questo viene convertito in grasso. Glucose, so this is number five. This is muscle. Quindi questo passaggio è il numero 5. Poi abbiamo il muscolo. Glucose need to be also is stored in the muscle. Chiaramente viene immagazzinato nel muscolo anche. So the muscle has got insulin receptor. Quindi il muscolo è dotato di recettori per l'insulina. So insulin will stimulate the insulin receptor. Quindi l'insulina stimola il recettore dell'insulina. This is cell signaling. I'm growing cell signaling.
qua stiamo parlando di segnali cellulari. And you release glucose for transportase. Viene appunto enzyme. Liberato l'enzima del glucosio. It opens a window. Che a sua volta apre una finestra. For now glucose to come inside. Che permette appunto al glucosio di entrare. So you have too much of glucose inside and outside. Quindi abbiamo troppo glucosio sia dentro che fuori il muscolo. It shuts down. E quindi cosa succede? Si chiude qui. So it requires chromium. Il ricettore. E qui interviene il fabbisogno di cromo. So what can block insulin is toxic metals. Quindi quello che può bloccare l'insulina sono i metalli tossici, chemicals e sostanze chimiche. LDL. LLDL. And oxidative stress. E lo stress ossidativo. This is insulin resistance. Questo è quello che poi noi chiamiamo resistenza all'insulina, insulino resistenza. You remove all this, you can reverse diabetes. Se noi eliminiamo questo processo, interveniamo su questo processo, noi possiamo invertire il processo del diabete. So any questions then? Ci sono domande? Ask them to take a photograph. Vi chiedo di fotografare questo diagramma che ho appena qui illustrato. Screenshot. Ok. Keep it still, Dr. Radha. Yeah, I'm trying to adjust a bit. Ok, now. Wow. Wait. Thank you. 10, 9. Please. Okay. Thank you. Bene. Yes. Fammi dire due parole, Mike. Sì. È un primo. Giorgio would like to talk to you, so I'm going to be translating. Okay. Solo per dire che è un privilegio poterti ascoltare e imparare da te e avere questa condivisione straordinaria e visione della medicina come stai facendo tu. It is a privilege really to listen to you and to get this insight that you are showing and illustrating right on how to approach medicine. E questa è il fatto che non perdiamo mai la speranza di migliorare questo mondo. And this because we're always in the hope of never giving up on improving our world. Penso che S-Drive sia un mezzo di comunicazione straordinario, unico al mondo. I believe that the S-Drive is a unique and extraordinary tool for communication that the world now has. Ed è una palestra per i medici. And it is a gym for physicians, doctors. Perché permette di ragionare e avvicinarsi al un approccio clinico integrato, sicuramente unico al mondo. Because it enables doctors, physicians to have an integrated approach now and to reason, right, with this integrated approach on the conditions. Ti ringraziamo veramente di cuore. We'd really like to thank you, Dr. Radha, from the heart. Per la tua preparazione. For your training. Il tuo tempo. Il tuo time. Tempo. E saremo felici di averti qua presto un'altra volta con noi, perché è solo così che possiamo imparare, condividere e crescere, perché alla fine è la pratica che ci fa diventare eccellenti, quindi abbiamo bisogno della ripetizione costante
di questo approccio. And we'd like to have once again the privilege to have you with us at forthcoming training courses, because it is only through sharing in this way can we grow, and can we also be able to practice, because it is growing and practicing which leads to excellence. Thank you very grazie, much. Grazie. Thank you. Permettetemi, thank you very much, Radha. Thank you, Dr. Radha. Thank you very much. Permettetemi di ringraziare il dottor, il presidente Jan Lyons. Thank you very much. I'd also like to thank our chairman, Mr. Ian Lyons. Yes. Per averci. Put him on the screen. Thank you all of you for being here. That's three long hours for you this morning. I know Dr. Radha and me, it's 6:30 at night. He's got some friends waiting for him, and I have six of my adopted children staring at me saying, come on, Dad, we're going for dinner. Vi ringrazio, sono 3 ore e mezza che siamo in compagnia qui da noi in Malesia, sono le 18:30. Io so che ci sono amici o ci sono persone che stanno aspettando il dottor Radha, e io ho 6 figli adottivi che mi stanno guardando e dice: papi, quant'è che la smetti e ci porti a mangiare? Thank you very much. Thank you, dottor Radha. Adesso rimaniamo insieme ai medici che vorranno farci delle domande, rispondere, e we wait you very soon. Thank you very much. Bye, everybody. Thank you very much. Bye, dottor Radha. Grazie, Jan. Thank you. Bye, Ian. See you all in Italy. Ci vediamo presto in Italia, Giorgio. Voglio solo dire al dottor Jan. Yep. See you in Italy, brother. We'll be opening some wine, hopefully together soon. Brinderemo, spero presto, con una bella bottiglia di vino. Ciao, Giorgio. Grazie per quello che fai. Thank you per il tuo lavoro. Grazie per il tuo grande lavoro. Adesso siamo veramente a vostra disposizione. Dottor Ridi, vuoi fare una domanda? Chi è che vuole fare delle domande? Perché lo vedo solo adesso le manine alzate. Dottor Ridi? Scusate, ma Renzo, Eugenia, se volete fare domande aprite il microfono e vi do la possibilità di parlare. Dottor Ridi? Dottor Ridi, no. Eccolo. Pronto? Renzo? Mi sentite ora? Sì, ora sì. Prego, Renzo. Sì, ecco. No, volevo solo, riferendomi al caso precedente della dottoressa odontoiatra con le cosiddette intossicazioni da mercurio, mi ha colpito il fatto che risulti un'intossicazione da mercurio, ma i minerali sono silenti, cioè i minerali non sono carenti come ci si sarebbe dovuti aspettare. Come mai? Se voi avete visto, aveva nel discorso delle metalli pesanti, poi naturalmente avremo questo approccio, anzi sarà mia cura, purtroppo dottor Radha mi aveva dato il tempo fino alle 12, è stato con noi fino alle 12:30, e quindi l'ho visto solo adesso la tua domanda. Aspetta che vado nel report che abbiamo visto prima, esci da schermo intero, se voi andate, qual è, come si chiamava? Non ricordo bene. Eccolo qua.
però ce l'ho. Il dottor Rada stesso diceva che era negativo la risposta alla carenza di minerali, in cui in genere quando c'è un'intossicazione a mercurio. Se tu vai a vedere nella capacità antiossidante, il sistema segnala selenio, zinco e solforafano. Quindi mancano, no, non li segnala nel discorso dei minerali, ma li segnala nella fase antiossidante. E quindi c'è comunque una carenza di zinco e selenio, e quindi e solforafano, del discorso che poi lui faceva. Quindi va. Sono presenti. Ecco, no, perché era quello è presente, chiarire quella parte. Grazie. Prego, caro. Se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, può approfondire. Allora, io mi permetto di farvi vedere semplicemente per tutti, vi faccio vedere il software S-Drive, che è questo. Questo è un software molto, molto semplice, per chi non l'ha mai visto. È molto veloce la possibilità di fare il test, perché una volta che noi chiediamo i dati della persona, li inseriamo sull'S-Drive, sul software, il software immediatamente, una volta che noi lo colleghiamo al dispositivo S-Drive, che è questo, che è un dispositivo che è in grado di leggere da un punto di vista tecnologico, biofisico, le informazioni che sono all'interno del bulbo. Pensate che la scansione si fa in 10-15 secondi. Quindi, una volta che noi mettiamo 4 bulbi all'interno della bobina di S-Drive, che come sapete il professor Spaggiari ha più volte ormai spiegato come funziona, emette uno spettro di frequenza dall'ultravioletto all'infrarosso che va in risonanza con le frequenze del bulbo del capello e permette in pochissimo tempo di leggere queste frequenze. Queste frequenze vengono digitalizzate e inviate ad Amburgo. Amburgo c'è un algoritmo che prende queste informazioni e cosa fa? Srotola tutte queste picchi di frequenza. Questi picchi di frequenza corrispondono a quelle sostanze che sono in memoria, 800 dati, oltre 800 dati in memoria, che ci permettono di andare in risonanza, quindi di capire se ci sono o non ci sono e darci un report. È molto semplice, perché una volta che noi mettiamo col nuovo, accettiamo naturalmente tutte le regole della privacy, mettiamo tutti i dati, i dati non vengono mai inviati fuori dal computer, rimangono nel computer dell'operatore, viene inviato solo un codice con le iniziali del nome e cognome. Quindi anche da un punto di vista di protezione dei dati è veramente in linea e anzi altamente sicuro. Vengono inviati questi dati dopo aver fatto la scansione. Questi sono proprio nome, cognome, indirizzo, telefono, email, data di nascita, il sesso e basta. E una volta fatta la scansione, poi si invia tramite, adesso naturalmente non l'abbiamo fatto, tramite questo logo, questo pulsante, invia adesso, si sceglie la lingua, questo test si può fare in più lingue, dall'inglese oppure si può tradurre una volta dall'italiano all'inglese, si invia e dopo 12 minuti, vi faccio vedere un esempio, e tanto per essere un esempio, una volta che facciamo Pinco Pallino che è dell'esempio, per piacere chiudete i microfoni, una volta che si entra, che si fa il test, si riceve così, inviato alle 17.29, arriva, vedete, 12 minuti, 17.41, quindi in 12 minuti noi abbiamo il report lì. Quindi pensate la potenzialità di questo test per l'anamnesi. Arriva il paziente, facciamo il test, poi facciamo l'anamnesi e poi incrociamo i dati tra l'anamnesi che noi abbiamo fatto e quello che ci dà il report S-Drive. Poi, una volta fatto questo, possiamo deciderlo
tramite il report, se inviarlo al paziente oppure tenerlo, oppure rigenerarlo. E qui, per esempio, avete tutti quelli visualizzati, tutti quelli che fate. E quindi è un test che ci permette veramente di poter interagire con l'anamnesi e con il paziente in maniera diretta, personalizzata. E se noi poi vogliamo aprire il report, basta cliccare due volte e si apre. Adesso l'avete già visto, quindi non ve lo rifaccio rivedere per la seconda volta. È veramente un test velocissimo che potete poi naturalmente ogni 3 mesi rifare, quindi avere un follow up anche a 9 mesi, 12 mesi, ogni 3 mesi fate questo test per migliorare l'approccio e le varie aree di intervento nei vari riquadri, a seconda dell'anamnesi, a seconda le indicazioni, a seconda del vostro approccio clinico verso quei pazienti. Avete altre domande? Fatemi vedere. Ah, il nome del prodotto Episulforafano, ve lo do, si chiama Episulforafano, che trovate anche sul sito della Cell Wellbeing. Ed se ne prende 2 al giorno, ha una tecnologia MEDIS altamente biodisponibile e assimilabile. Vi ricordo che faremo 2 eventi veramente rivoluzionari, e mi permetto di presentarveli, perché facciamo un intervento l'8 e il 9, faremo l'8 e il 9 maggio, scusate, facciamo un corso sul sistema immunitario e tutto l'approccio clinico riguardo all'epigenetica e alla nutrizione, quindi tutto l'aspetto gastrointestinale, ci saranno tutti i relatori della scuola di alta formazione. Poi il 15-16 maggio, il 15 facciamo modulazione epigenetica dell'infiammazione nell'era Covid, quindi tutto il discorso nutraceutico, supporto nutrizionale, anche in visione del supporto S-Drive per quelli che lo utilizzano. E il giorno dopo con Fiorenzo Marinelli, Deborah Quini, Alessandro Gelli, Massimo Fulgini, dottor Pier Giorgio Spaggiari, un evento veramente unico per portare all'attenzione i danni da campi elettromagnetici. Quindi il 15 al 16 è un weekend importantissimo. Vi manderemo tutto via email come programma, iscrivetevi perché è gratuito e fa parte poi di un evento altrettanto importante di questi 3 appuntamenti, 8-9, poi il 23, il 15-16, il 23 maggio e il 6-7 giugno, proprio all'insegna della prevenzione. Il 15-16 è gratuito e è compreso, pensate, con solo, se uno vuole fare solo quello, fa solo quello, è gratis. Però se entra nel pacchetto, 100 euro a 4 weekend di formazione con 100 euro più IVA. Insomma, veramente regalato, le spese vive della gestione della segreteria. Detto questo, vogliamo solo ringraziarvi di aver partecipato a questo straordinario confronto, a questa straordinaria possibilità di condivisione, anche di conoscenza attraverso una visione di medici che, come vedete, poi la medicina non è che è molto distante anche dall'altra parte del mondo. Ci sta dando delle soddisfazioni enormi poter comprendere che anche dalle altre parti del mondo abbiamo medici preparati che seguono un approccio clinico multidisciplinare. Noi siamo grati a questo strumento perché veramente ci ha permesso di unire i puntini e poter arrivare a comunicare
Finalmente quello che tu, di cui tutti parlano, il problema è l'inquinamento? Sì, è un problema inquinamento. Il problema è carenza di vitamine, minerale, è l'impatto ambientale, è l'intossicazione, è il sistema gastrointestinale, è il sistema mitocondriale, il disfunzione mitocondriale, la carenza di ossigeno, problema di cellule, di infiammazione silente, di epigenetica trasmessa dai genitori oppure dall'ambiente, dal vissuto dei genitori. Ecco, quale strumento oggi abbiamo a disposizione per comunicare questo? S-Drive oggi ci permette di fare questo. È veramente, penso, una bella opportunità per tutti noi e io sono grato di poterlo divulgare a tutti voi. Naturalmente per informazioni, approfondimento sul dispositivo S-Drive mandate un'email a info@epinutracel.it dove siete iscritti e vi rispondiamo con tutte le informazioni, certificazioni, addirittura anche l'FDA. Dottoressa, come siamo mai? Oggi definiamo tutto. Grazie di cuore. Aspetta che devo... Eccoci qua. Allora, un ringraziamento. Se qualcuno vuole dire qualcosa, sono a disposizione. Se no, ringraziamo il grande interprete e traduttore Mike per... Mike! Che ci ha lasciato. ringraziamo l'interprete, ringrazio di cuore tutti voi, vi auguro un weekend straordinario, ringrazio Antonio per l'organizzazione sempre puntuale per creare questi eventi insieme a noi meravigliosi. E ringraziamo anche te Giorgio, perché sei sempre l'anima di questi grandi percorsi di formazione, quindi grazie. Grazie Deborah, grazie. E insieme saremo il 15. Se ci vuoi introdurre qualcosa, di cosa dirai il 15, il 16, sui campi elettromagnetici? Che... Sì, eccomi, sto sistemando lo studio che ho un paziente, dentro. Allora sì, parleremo dei campi elettromagnetici, in particolar modo dei danni che i campi elettromagnetici possono avere sul neurosviluppo, quindi soprattutto problemi ai nostri bimbi, perché dobbiamo prima di tutto proteggere loro, perché abbiamo la responsabilità noi adulti nei loro confronti in primo luogo. E quindi parleremo di quali sono le possibili interazioni che ci sono dei campi elettromagnetici con il neurosviluppo e anche quali sono le possibili, anche alla luce appunto dell'utilizzo dell'S-Drive, come possiamo fare una migliore analisi della situazione e quali sono i possibili approcci difensivi che possiamo mettere in atto per cercare di consentire a loro di avere il miglior sviluppo possibile, perché la cosa che dobbiamo sempre pensare è che noi che abbiamo adesso dai 30 anni in su abbiamo avuto l'opportunità di vivere in un ambiente che tutto sommato, nonostante non fosse sicuramente quello dei nostri nonni, ma non ci sottoponeva un carico di inquinamento, in particolar modo adesso di inquinamento elettromagnetico, tale che quello che invece a cui stiamo sottoponendo i nostri figli e a cui stiamo ancora aggiungendo carichi, perché se pensiamo adesso la richiesta di passare da 6 volt metro a 61 volt metro nei limiti soglia e l'avvento del 5G, ecco che siamo in una condizione allarmante a dir poco e soprattutto tutto ciò si sta consumando nell'inconsapevolezza generale del pubblico, della maggior parte del pubblico, ma purtroppo anche nell'impreparazione di noi medici che ancora oggi non conosciamo bene quali sono i meccanismi di interazione dei campi elettromagnetici con i meccanismi fisiologici del nostro organismo e purtroppo tantissimi pazienti che sono affetti da elettrosensibilità sono ancora completamente misconosciuti, quindi la loro patologia non è stata ancora chiaramente inquadrata proprio perché la problematica relativa all'esposizione dei campi elettromagnetici non viene neanche presa in considerazione purtroppo dalla maggior parte di noi, quindi sarà sicuramente un evento importante per noi medici in cui potremmo cercare di confrontarci su quali sono gli ultimi dati di ricerca, perché ovviamente abbiamo dati a scientifica.
Sì? Che è successo? Deborah? Che è successo, Deborah? T'abbiamo perso, Deborah? Deborah? Deborah, abbiamo perso. Ti abbiamo perso. Ti abbiamo perso, dov'è? Abbiamo perso Deborah. Deborah, abbiamo perso. Che peccato. Deborah, è uscita e rientrata. Vediamo se riesce a collegarsi, se no dobbiamo... Ti abbiamo perso. Carissimi, che dire, ringraziamo Deborah, ma penso che per tutti, insomma, è l'una, abbiamo capito comunque l'importanza di riuscire a contrastare e capire come i campi elettromagnetici danneggiano la nostra salute, ma non è solo quello, è anche la dipendenza che i nostri ragazzi e noi stiamo subendo da questi aggeggi infernali diabolici. Si salvi chi può, dal wifi che abbiamo nelle case, che è già un 5G in molti casi, e quindi vogliamo fare chiarezza, vogliamo creare cultura e fare prevenzione. Grazie a tutti, un abbraccio a tutti voi e alle vostre famiglie, abbiate cura di voi. Ciao, ciao a tutti. Qui avete i miei riferimenti in chat, se li volete. Ciao Antonio. Ciao. Ciao Giorgio, grazie. Ciao. Ciao a tutti. Alla prossima Antonio, alla prossima. Ecco. Presto. Mi si ciao Giorgio, presto. Ciao, grazie. Grazie a voi. Grazie, arrivederci, grazie mille. Sì, grazie. Grazie mille Giorgio, ciao. Ciao a tutti e grazie. Gli si è spento il telefono alla dottoressa. Vai. È l'ora di andare a mangiare per tutti. Di là vanno a cena. Eccola. Scusate, mi si era spento il telefono, va bene. Comunque penso di aver detto tutto quello che c'era da dire. Buon pranzo. Grazie. Grazie Deborah, un abbraccio. Ciao, ciao, ciao.